Ciao a tutti, bentornati su Stars and City, benvenuti ai nuovi, grazie a tutti quelli che si stanno abbonando al canale e che lo sostengono fondamentalmente e bentornati all'oroscopo in chiave evolutiva della settimana dal 19 al 25 settembre 2022. Allora ragazzi, questa settimana avremo ben tre fenomeni astrologici. Il 23, il Sole lascia definitivamente il segno della Vergine per quest'anno, che rientrerà a fine agosto del 2023 ed entra nel segno della Bilancia, segno della giustizia, segno della coppia, segno dei piaceri, dell'arte, segno dell'equilibrio, segno dell'amore, segno della politica. Il 23. Mercurio, che è già retrogrado dal famoso 11 settembre, arriverà al grado zero della bilancia e quindi mentre il sole entra, si incrociano ragazzi, si incrociano il sole che entra nel segno della bilancia e Mercurio che in retrogradazione lo lascia, quindi dal 24 Mercurio è nel segno della Vergine. Se volete vi do l'orario esatto in cui Mercurio alle 12.05 del 23 settembre Mercurio è al grado zero della bilancia, mentre all'una, quindi prima, ben 11 ore prima, all'una di notte del 23 settembre, il Sole lascia la Vergine ed entra nel segno della bilancia e poi, guardate il caso, proprio il 25 settembre, giorno in cui in Italia ci sono le nuove elezioni politiche, c'è la luna nuova in bilancia. Io comincio ad essere sempre più convinta che c'erano altre elezioni, altre cose che erano successe. Io credo che veramente ci sia un astrologo in Parlamento, perché è strano, è un caso strano, è un caso molto particolare e non è la prima volta che noto delle sincronicità. Poi, insomma, se vogliamo dire che il caso non esiste, adesso una può succedere, due, ma poi anche andando a ritroso, adesso non me le sono segnate, però io ho la capacità di mantenere un senso, no? Come un termometro dell'andamento delle cose. Questa non è sicuramente la prima volta, anche se non ricordo la data e l'evento specifico in cui questioni politiche, non soltanto italiane, vanno a beccare proprio un evento astrologico, quindi proprio il giorno, mese. Quindi, come Ronald Reagan, che non si muoveva, mi dicono, da un certo punto in poi, se la sua astrologa non diceva A, credo che non fosse l'unico e che, come dire, questa professione, queste figure abbondino, alla corte, insomma, di chi ha il potere. Se non altro, ragazzi, per vedere l'aria che tira. Poi, insomma, c'è ancora chi dice che l'oroscopo non esiste, eppure qua ogni tanto ci azzecchiamo. Comunque, andiamo avanti. Abbiamo questa luna nuova in bilancia. Stavo notando, io credo, sì, avevo promesso che avrei fatto delle cose per le elezioni, ma poi ci si è messa la regina Elisabetta. Insomma, adesso vediamo che cosa riusciamo a fare, ragazzi. Io non ce l'ho fatta a fare ancora uno speciale sulle politiche. Però quello che volevo dirvi è che troppi pianeti in bilancia il giorno 25, il 25 agosto, mi fanno pensare che chi andrà al potere si metterà contro Putin e che quindi sia filo NATO. Ed è un momento delicato anche per l'Inghilterra. Voi sapete che l'Inghilterra è del segno dell'Ariete, mentre Londra è dei Gemelli. Voi pensate un po', il 20 agosto, Marte è la forza, ma sono anche gli incidenti, i cambiamenti, i tumulti, insomma gli avvenimenti, no? Marte entra il 20 agosto nel segno dei Gemelli e non fa in tempo, insomma, a starci 15 giorni che muore la regina. Guarda caso per una caduta, mentre la regina aveva proprio Marte che gli era entrato in quarta casa. La quarta casa è non solo caduta in casa, e poi Marte in quarta casa della regina, visto che il tema delle persone continua ancora a parlare anche dopo la dipartita, indica che ci saranno bei duelli all'interno di casa Windsor per diversi mesi, rivalità e insomma, questioni varie. Indica anche non solo le cadute, ma la quarta è anche la casa, la fine di tutte le cose. E anche la fine di tutte le cose, come più dell'ottava. Quindi,
L'ottava è la morte, no? L'oltre, il rapporto con l'aldilà, tutto quello che c'è, il mistero, ma la quarta è legata alla fine di tutte le cose, quindi insomma l'avevamo detto che questa cosa poteva succedere. Inoltre, siccome in astrologia, come dire, la maggioranza vince, quando più transiti battono in una direzione, è chiaro che quella direzione inizia a prendere piede, insomma, a manifestarsi. I grandi cambiamenti che ci sono in Inghilterra sono dati anche dal ritorno di Giove in Ariete. Già quando Giove è entrato in Ariete l'11 maggio, insomma, sapevamo che ci sarebbero stati dei grandi cambiamenti. Infatti, anche ci sono stati nel Parlamento, addirittura nel giro di un paio di giorni si sono avvicendati i sovrani e i primi ministri. Quindi rendetevi conto voi. Molti mi hanno chiesto che cosa ne penso, però ragazzi, il 25, ripeto, con questa luna, credo che siano gli ultimi giorni, insomma, credo che dal 20, ragazzi, accadrà qualcosa secondo me che va contro l'Inghilterra. Non chiedetemi che cosa, però io credo che Carlo che debutta come re, poi lo spiegherò meglio nel video dedicato al re Carlo III, Carlo che debutta come re. Con Mercurio retrogrado opposto a Giove mi fa pensare due cose: o che questo presto abdicherà, o che insomma sto trono non duri 70 anni. Adesso vediamo, è un work in progress e mi sto studiando il tema. Personaggio molto particolare se uno lo attenziona, oppure potrebbe accadere che quest'uomo inizi a fare un repulisti, una rivoluzione rispetto alle antichità della mamma. Che stavo leggendo che pare abbia già licenziato buona parte del personale, cioè non hanno ancora finito i 10 giorni di lutto della regina. Questo per lasciare intendere no? L'aria che tira, ma poi Marte in Gemelli. Insomma, momento molto particolare, grandi novità. Ragazzi, ci sarà chi andrà al potere, secondo me, in Italia sarà filo americano. C'ho questa intuizione, dai pianeti in bilancia, assolutamente dai pianeti in bilancia. E come dicevo, questo governo, come ho già scritto nei commenti, non mi ricordo dove l'ho detto, questo governo o chiuderà un sacco, abolirà un sacco di leggi, magari legate all'anno 2011, 2011-2012, che quello stavo guardando del governo Monti, le cose iniziate del governo Monti, oppure anche questo governo non andrà particolarmente lontano. Io, fatemi sapere nei commenti quali politici volete che guardi, perché se io inizio ormai a ridosso dell'avvenimento, della faccenda, a fare la spicciolata con tutte le altre cose che ho da fare, credo che non arriviamo al succo, eh? Quindi fatemi magari sapere nei commenti, così in un momento di grazia e di illuminazione, appena un attimo ne approfitto. Quindi, giustamente, ragazzi, il sole entra nel segno della politica, ci sono le elezioni, ci sono molti, molti cambiamenti nel mondo e saranno veramente 7 mesi, varie parti del mondo, ragazzi, molto intense. Come avete visto, Marte già si è fatto sentire, Marte in Gemelli. Perché è proprio il trigono tra Marte e Saturno, le istituzioni, che come vi avevo detto in quel video, che non ricordo ma neanche qual è, il video di Marte in Gemelli ovviamente, si deve creare un ponte durato 7 mesi che indica cambiamento per le istituzioni internazionali, un ponte che durerà 7 mesi e che creerà, che abbandonerà il vecchio e creerà il nuovo. Non in tutte le parti del mondo, la Terra non ha questa capacità, quasi le cose degli umani vanno a rilento, però ci saranno, come c'è stato 30 anni fa, col ritorno di Saturno in acquario, ci saranno grandi cambiamenti, poi ci sarà anche Plutone in acquario, l'ultima volta che c'è stata la rivoluzione francese e proprio ragazzi, quando Plutone stava per lasciare il Capricorno e stava entrando nell'acquario come colpo di coda nel 1797-98, c'è stata. No, 1700, mi confondo con le date perché ho passato diciamo, delle ore sull'effemeride su Plutone in acquario. Comunque c'era stata prima la rivoluzione americana e poi la rivoluzione francese.
Quando Plutone, questa ve la dico perché tutti sono spaventati e terrorizzati, me lo scrivete, mi dite, fatemi il video appena posso, ragazzi, ovvio che lo farò, però sappiate che abbiamo tempo fino al 2024. Ma state sereni che quando Plutone, che è la trasformazione, quindi che è morte e rinascita, transita non soltanto nell'acquario, ma anche nel capricorno, quindi ci siamo dentro dal 2008, 2000, sì, 2008, 2011, ragazzi, scusatemi, io vado un po' di fretta. Ci siamo dentro da diverso tempo, il cambiamento è già in atto, perché il cambiamento non avviene d'amblè una mattina, ok? Il cambiamento è frutto di un movimento, di una trasformazione lenta. Quando Plutone entra nel regno di Saturno, quindi prima in Capricorno e poi in Acquario, fa esattamente questo lavoro. Prima scava nel transito di Saturno, scava nelle istituzioni, 20-21 anni, scava le istituzioni, vengono fuori scandali, morti, cose vecchie, delitti, cose insabbiate, no? Perché Plutone fa questo. Plutone guarisce portandolo, trasformando l'ombra in luce, come portando a galla quello che si deve sapere, quello che l'operato, che poi non è nient'altro che l'operato degli umani, per far capire se le cose così vanno bene oppure no. Quindi rende traballante in un certo senso, poi ovviamente si aiuta con Saturno e con Urano che circolano a piede libero nel resto dello zodiaco per scardinare di volta in volta qualcos'altro, no? Per aiutarlo nel lavoro. Quindi non ho, il cielo non si muove sempre uguale, a seconda delle epoche i pianeti si dispongono nella versione, nella disposizione migliore per noi, perché l'universo è perfetto e ci invia soltanto quello che in questo momento noi, a questo livello di coscienza e di umanità, o a questo livello di non coscienza, abbiamo bisogno per crescere. Quindi, prima Plutone in Capricorno traballa, trasforma le istituzioni, poi quando entra in Acquario inizia la trasformazione. Ma non è che ci svegliamo la mattina e chissà cosa è successo, insomma, perché Plutone non è Urano, ok, ragazzi? È una trasformazione lenta di qualcosa che sappiamo già che non va bene. Ovviamente ci sono dei colpi di scena, ovviamente ci sono, perché poi si devono creare le tempeste perfette, ok? Magari viene fuori qualcosa che però marinava da tempo, quindi nei vari gradi di coscienza c'è chi aveva naso e occhi per sentire, chi casca dal pero, insomma, è un viaggio meraviglioso. Se lo vediamo dal di fuori come un film, no? Che si svolge dall'inizio, come una narrazione, è un viaggio meraviglioso e conoscendo la storia, conoscendo il tipo di energia e avendo il polso della situazione, del livello di umanità, quindi ci vuole la conoscenza, ragazzi, ci vuole leggere molto, informarsi molto, conoscere come va il mondo e sapendo il lavoro reale che fanno i pianeti, senza demonizzarli. E applicandoli alle questioni del mondo, l'intuizione di dove andrà a parare, di quello che accadrà, diventa, no, più attuabile, diventa più possibile. Quindi, e poi non ci dobbiamo, noi non ci dobbiamo spaventare, una volta che siamo qui sulla Terra, non ci dobbiamo spaventare delle cose che accadono, perché la vita, ragazzi, è come Samarcanda. Per i più giovani che non conoscono la canzone Samarcanda di Roberto Vecchioni, io vi invito a cercarla su YouTube. Io non posso metterla qui perché altrimenti YouTube con i copyright mi blocca. Forse posso metterla in un reel su Instagram, neanche più nelle storie, perché nelle storie c'è soltanto musica di sconosciuti, su Instagram, su Facebook, boh, non lo so. Però se voi ascoltate con il testo la canzone di Vecchioni, soprattutto per i più giovani, magari che non la conoscono, capiscono che voi potete fare tanti, tanti chilometri, ma la vita ci aspetta al varco. Per quello, confido molto, creo, sviluppo l'astrologia evolutiva, perché quando, si presenta un problema, la rivoluzione solare, ragazzi, quella che la vada a fa mirata agli Emirati Arabi e poi a momenti si incendia l'aereo, come era successo alla povera Marisa Laurito, che l'aveva raccontato a Domenica Inn, se non sbaglio, fare la rivoluzione solare mirata è un po' un Samarcanda, ok? Tanto le cose ci inseguono.
Quindi tanto vale capire dove stiamo sbagliando e correggerci, ok? Quindi noi abbiamo bisogno più che di complimenti, che tutti li cercano, perché il nostro bambino interiore non li ha avuti, ma l'amore ce lo dobbiamo dare noi. Dobbiamo avere delle radici molto solide, di modo che quando ci arriva una verità, invece di traballare e di negarla come i bambini, riusciamo a coglierne il senso e a renderla una cosa costruttiva, una critica costruttiva. Abbiamo sicuramente più bisogno di docce fredde che di complimenti, secondo me, quando, soprattutto quando le cose non vanno bene, quando la vita non va benissimo, dobbiamo avere l'equilibrio per capire dove stiamo sbagliando, per correggerci, perché il potere è in mano nostra, ma non lo utilizziamo, ok? Quindi, ragazzi, saranno delle settimane molto interessanti, assolutamente molto interessanti, molto politiche, molto legate alle questioni di coppia. Volevo farvi dei video per quanto riguarda Mercurio retrogrado su Instagram, perché era emblematico il modo in cui si muovevano Francesco Totti e Fabrizio Corona. Francesco Totti, proprio in prossimità della luna piena, ha buttato, tra l'altro la luna piena, se non sbaglio, si è fatta sulla piena sulla Venere di Ilari, le questioni sentimentali. Francesco Totti ha vuotato un sacco, però con Mercurio retrogrado in bilancia sul suo sole, congiunto a Plutone, le bugie anche, e le cose un po' nascoste, le seduzioni nascoste, i magheggi, insomma, queste cose qua, con Mercurio retrogrado opposto a Giove, non è un astrologo, perché altrimenti sarebbe stato meglio non cedere alla tentazione di spiegare e giustificarsi, perché Mercurio retrogrado opposto a Giove non gli ha fatto percepire le conseguenze con lungimiranza di quello che andava a fare. E ha avuto già la risposta della moglie, che ha detto che gli ha scoperto cose per cui potrebbero rovinarsi 50 famiglie. Mercurio retrogrado sul sole di una persona potrebbe essere anche gli amici, quindi attenzione. E poi, ragazzi, sicuramente ci saranno delle conseguenze. E Giove, invece, opposto a Fabrizio Corona, che se voi vedete il tema di quei due, quelli hanno delle polarità, insomma, o erano migliori amici o potevano essere fratelli, insomma, non è un caso che ci sia questa diatriba tra sti due che dura da anni, parte Corona però ovviamente perché è più fumantino. Giove retrogrado su Fabrizio Corona, sul sole di Fabrizio Corona, gli ha fatto togliere una soddisfazione, no? Di dire ci avevo ragione io, guardate che era vero, soltanto che non ho fatto in tempo a leggere queste storie su Instagram, no? Mentre stavo andando in un posto e ho visto, ho pensato, però Corona è vero che ha Giove, no? Sul sole retrogrado, quindi gli fa togliere dei sassolini dalla scarpa e delle soddisfazioni dal passato, ma Mercurio opposto, secondo me, dovrebbe stare attento a comunicare. Volevo farvi il video quando ero in macchina, ma non sono riuscita, non stavo guidando io ovviamente. Sono tornata la sera per fare tutto, per postarvi le cose. Non ho fatto in tempo a pensare che Fabrizio Corona poteva avere con Mercurio opposto o l'impossibilità a comunicare o gli tappavano la bocca. Il profilo non si trova più, quindi o l'hanno disattivato o lo ha disattivato lui. L'ultima, ho letto poi in giro perché il web era pieno di notizie, che l'ultima storia che ha fatto in tempo a postare prima che si chiudesse tutto era una foto di Direct di Corona, nella quale c'era un messaggio di Fabrizio, di Francesco Totti, che gli aveva scritto non so cosa, perché ci aveva messo ovviamente, aveva coperto sopra il messaggio. Quindi Totti stava scrivendo a Corona per dirgli boh, falla finita o non so cosa. Poco dopo, o da quello che ho letto, si è dissolto tutto. Quindi non so, ad oggi, 24 ore dopo, ho controllato, insomma, prima di fare l'introduzione, il video è ancora offline, non ho visto che notizie girano, ragazzi, sinceramente, perché il fatto non è la questione Fabrizio Corona Totti. Io ve la volevo prendere proprio come emblema per farvi capire, proprio nella polarità Ariete Bilancia, come si muove l'energia, perché non tutti hanno capito, nonostante io creda di essermi spiegata, ma
Ragazzi, nessuno è perfetto, quindi è chiaro che non mi sono spiegata bene, non tutti hanno capito come funziona, quindi mi hanno scritto cose che addirittura sbagliano gli anni, ma si è chiuso un ciclo iniziato tipo nel 2015-14, cioè quindi c'è un po' di, forse anche di distrazione, magari tra me che mi spiego male e Mercurio retrogrado che non fa arrivare la comprensione del che ostacola un attimo la comprensione del testo, insomma, si è capito tutto il contrario di tutto, quindi quello che volevo dire è che se ci fingiamo morti, quando siamo in confusione, quando ci sono in ballo cose grosse e non sappiamo insomma dove tirare la palla, fino al 4 ottobre, insomma, ove possibile, soprattutto Ariete e Bilancia, ragazzi, o chi ha delle grandi polarità, degli stellium, le lune, sì, tutti, lo so che poi me lo scrivete, io non ce la faccio a rispondere a tutti, sì, ragazzi, Ariete e Bilancia. Non avete il quadro della situazione chiaro, l'Ariete ce l'ha un po' di più, però poi magari col Mercurio opposto trova l'ostacolo della comprensione degli interlocutori, quindi silenzio stampa ove possibile, quindi insomma cielo interessante, movimentato, molto politico, molto legato all'amore e alle leggi. Vediamo che cosa ci porta, segno per segno quindi, ma dopo la sigla. Cari amici dell'Ariete, cari amici con l'ascendente Ariete, avete una grande voglia di fare polemica, di parlare, di osare, di partire. C'è una grande esuberanza, sia verbale che legata a viaggetti, viaggi, piccoli spostamenti. Da un lato possono avere dei risvolti molto positivi perché avete delle novità nelle relazioni, quindi ci sono nelle relazioni e nei contratti. Da un lato alcuni, perché ragazzi non siamo tutti uguali, non seminiamo tutti allo stesso modo, non creiamo tutti la stessa realtà, siete tutti diciamo in una fase di rinascita, c'è chi è pronto a rinascere, c'è chi deve chiudere dei cicli, chi è pronto a rinascere di qualunque decade si tratti, ragazzi, adesso magari sta partendo, si sta trasferendo lavorativamente parlando, oppure durante un viaggio o in un posto legato alla cultura potrebbe incontrare una persona con cui iniziare una relazione sentimentale molto appassionata e molto interessante, quindi avete delle svolte, ripeto, lavorativo di contratti. Invece c'è chi non è ancora pronto a lanciarsi, no? Deve chiudere ancora dei cicli, deve rinascere e quindi prima di rinascere dobbiamo morire, qualcosa deve morire nella nostra vita. E quindi che cosa accade? Che con questo bel Marte in Gemelli, una polemica, le liti col partner, con la gente che incontrate, le lotte, questioni legali, col datore di lavoro, non manca niente. Ovviamente una cosa non esclude l'altra, io vi auguro che alcuni settori della vostra vita siano più in ordine di altri, altrimenti insomma il rinnovamento poi è generale e quando è generale, per quanto voi siate ricchi di grandissime energie, secondo me poi le cose non si fanno bene, no? Tutte allo stesso modo, perché noi siamo uno e quindi no. Il lavoro, quindi possono esserci dei contratti, infatti molti di voi mi hanno scritto cosa devo fare, devo firmare, non devo firmare. Ragazzi, con Mercurio retrogrado, se è una cosa che volevate fare dal passato da tanto tempo, firmatela. Se vi è venuta in mente adesso, potrebbero esserci delle conseguenze sbagliate, insomma. No? Cioè con Mercurio retrogrado non si debutta. Prendo l'esempio che ho appena fatto nell'introduzione, ma che non è detto voi abbiate visto, perché c'è chi giustamente guarda la previsione del proprio segno, del proprio ascendente e poi se ne va, come è giusto che sia. Ho fatto l'esempio di Francesco Totti. Voi siete Ariete e lui Bilancia, la polarità è simile. Ha parlato con Mercurio retrogrado così, non credo che l'avesse preventivata. L'ho fatto soprattutto perché l'ho fatto nei giorni della luna piena, quindi è qualcosa che ha deciso magari nelle 36-48 ore precedenti, insomma pochi giorni prima. Probabilmente Mercurio era già retrogrado perché avrà fatto più danni delle cavallette, no? E ha aperto sicuramente una battaglia. Se vi viene adesso, c'è stata appena la luna piena, no? Voi nel settore dell'inconscio, dei nemici, chissà cosa avete scoperto, quindi state per partire a razzo. Se potete, se riuscite, perché io mi rendo conto che fermare un Ariete è pure una bella impresa,
se potete, light. Non dico proprio light, poi, già dal 24 Mercurio è in un segno che non vi confonde, è retrogrado, ma quantomeno entra nel segno della Vergine, quindi vi aiuta a mettere in ordine un po' le cose, no? Vi confonde meno. Però se riusciste ad arrivare al 4-5 ottobre, prima, no, di licenziarvi, separarvi, dichiarare guerra, prendere uno di petto e dirgliene quattro, insomma, come avreste grandissima voglia, sarebbe meglio. Se vi chiamano nei colloqui, è normale, perché mi state scrivendo tutti principalmente in questa cosa qua, lavoro, contratti. Se vi chiamano per i colloqui, è normale che vi chiamino per i colloqui, ragazzi. C'è Marte in Gemelli, ce l'avete in un settore in cui le comunicazioni adesso la faranno da padroni. E tra l'altro, sappiate, stiate sereni, che se volete cambiare la vostra vita lavorativa, ce la farete assolutamente, perché i transiti sono troppi e troppo buoni. Se non va bene alle prime, lo so che voi siete, avete l'urgenza di sistemare le cose, ma se non va bene alle prime, sappiate che arriverà assolutamente. Siete proprio predisposti entro la fine dell'anno ad avere proprio il cambio delle entrate, quindi il cambiamento per voi c'è, ok? E quindi se vi chiamano di continuo, andateci. Andateci, perché magari c'è qualcosa di interessante. Magari con Mercurio retrogrado si rallentano i tempi. Voi mi dite: ma io non posso, ma mi hanno chiamato adesso, non me l'aspettavo, che faccio? Firmo entro il 4 ottobre. Ragazzi, valutate, soprattutto non siate precipitosi. Questo è il consiglio che vi do. Prendetevi il tempo, perché Mercurio, opposto dal segno dei Gemelli o della Vergine, vi chiede magari ordine, di fare le cose alla volta, di fare le cose con calma, di informarvi, di darvi il tempo di vedere, di prendere informazioni, di vedere chi va chiamato, lo storico di quell'azienda. Datevi giusto il tempo di informarvi, perché alla fine un Mercurio opposto può indicare anche il ritorno di situazioni che non avevate risolto, e cioè di situazioni ma anche di dinamiche, di schemi comportamentali. Quindi io decido tutto da solo, non mi fido del parere di nessuno, non ascolto nessuno. Se la pancia mi dice che devo accettare, accetto. Magari, no? La vita vi sta insegnando a tirare dei respiri profondi e a pensarci meglio. Questo è il consiglio che vi danno assolutamente le stelle, perché tra l'altro Giove porta tante novità, quindi laddove non ci sia urgenza veramente di procurarsi beni economici. Perché di questi tempi, ragazzi, può succedere di tutto, laddove non ci sia quell'urgenza, datevi il tempo di riflettere assolutamente. Comunque il cambiamento ci sarà sicuramente. Per quanto riguarda l'amore, alcuni ariete hanno avuto un rallentamento, alcune storie sono veramente arrivate al capolinea, state pensando alla separazione. Chi ha già lasciato prima ha pensato, probabilmente ha iniziato a conoscere sicuramente da maggio, probabilmente qualcuno, e adesso potrebbe esserci maretta, allontanamenti, indecisioni. Mettetevi zen e vedete come vanno le cose. Lo so che siete impulsivi, però insomma, se si può aspettare, proprio per sancire, aspettate almeno la luna nuova del 25. La luna nuova del 25 porterà degli esiti, e porterà degli esiti sia sentimentali che contrattuali. Quindi almeno attendete quel momento anche per comunicare. So che la voglia di far battaglia è tanta. Un consiglio: dal 24, quando Mercurio entrerà in Vergine, si metterà in dissonanza con Marte. Lì potrebbe crearsi un periodo un po' stressante, dura una decina di giorni. Un periodo un po' stressante, però ve lo spoilero, no?
Un periodo un po' stressante perché, da un lato, la routine richiede ordine, richiede che sistemiate le cose come in un puzzle perfetto. Dall'altro, le tante cose che si profilano fuori, sia a livello sentimentale sia a livello lavorativo, vi portano nell'indecisione perché è come se ci fosse una grandissima abbondanza. Quindi, ci saranno delle energie completamente contrastanti perché c'è un'energia che vi chiede ordine e un'altra che magari vi spalanca, le porte del paradiso con un'ampia scelta di soluzioni. Cosa si fa? Ragà, s'aspetta, se si può aspettare il 4 ottobre proprio, sarebbe la cosa migliore per tutti. Dal 4 ottobre avrete una situazione assolutamente più chiara. Io confido molto nella luna piena del 25 perché quello che è giusto si manifesterà, oppure comunque quello che c'era sotto sotto, se noi eravamo indecisi, no? E quello che non lo è andrà via. Quindi ragazzi, un po' di pazienza, fatemi sapere come vanno le cose. Un grande abbraccio e passiamo agli amici del Toro e dell'ascendente Toro. Cari amici del Toro e cari amici con l'ascendente Toro, questa settimana, sul finire di questa settimana, più o meno dal giorno 24, vi renderete conto che finalmente qualcosa va a posto, qualcosa si sistema, inizia a rimettersi un po' di ordine nella vostra vita, anche nelle questioni sentimentali, ragazzi, e anche nel divertimento e nelle questioni legate ai figli. Possiamo dire che già siete reduci dal transito di Marte congiunto ad Urano e congiunto al nodo nord sul vostro Sole, sul vostro ascendente. Se avete degli stellium in Toro, ragazzi, se avete la Luna in Toro, deve essersi creato uno strappo, un cambiamento, una rivoluzione, no? Che è passata probabilmente attraverso il possesso, il controllo, l'economia. E anche dei beni, no? Materiali e immobiliari tra il 5 luglio e il 20 agosto. Qualcuno mi ha scritto dicendo: no, non è successo nulla. Allora, siete meno, siete sicuramente meno, però io, come ho già detto e adesso continuo a ripetere anche prendendo degli esempi, come dire, concreti, è stato un transito legato non solo ad Urano, che ragazzi riforma, distrugge, cambia le cose anche quando magari no, all'inizio non le vediamo, era legato al nodo nord, quindi al destino. La ruota del destino non a tutti può essersi mossa in maniera palese e simultanea, no? Quindi tra il 5 luglio e il 20 agosto. Per tutte quelle persone che stanno aspettando il cambiamento, io voglio dirvi, prendete in considerazione la regina Elisabetta. La ruota del destino ha mosso qualcosa, ha creato uno strappo. Regina Elisabetta e Principe Carlo, perché la regina Elisabetta ha il sole al primo grado del toro, zero, alla fine del grado zero del toro, proprio il sole era appena entrato in toro. Carlo ha la luna in toro congiunta alla mamma, quindi i luminari di entrambi sono stati sollecitati. Tra l'altro a grado zero, quando l'incontro tra Urano, Marte e Nodo Nord comunque era arrivato nella seconda decade. Questo avvenimento mondiale, plateale, sotto gli occhi di tutti, ci dà ben due risposte. Uno, che quando il transito è importante, quando il pianeta è lento, quindi ha un potere, un peso specifico, ben più forte, quando crea una congiunzione, a qualsiasi grado si crei, riguarda tutte e tre le decadi. Avviene in quel segno, quell'energia si spande, ok? E ve lo dimostra la regina Elisabetta, perché Marte e Urano possono essere la morte di qualcuno a 96 anni, ok? Cioè è un cambiamento grande sul suo sole, sì, indicava quello. Ovviamente, ragazzi, non vi allarmate che poi mi intasate tutti i messaggi. Non è soltanto quello, c'è Saturno, che è il signore del karma, cioè ci sono delle tempeste perfette. I dispositori erano messi tutti in un certo modo, a seconda del contesto abbiamo capito che è quello. Ma innanzitutto, anche se il transito c'è stato a metà di un segno, anche chi aveva proprio valori importantissimi, in prima decade, ne è stato, come dire, investito perché era un'energia grossa. Due, anche se noi
non ce ne siamo ancora accorti, è una cosa che può essersi, come dire, è accaduta nei corpi sottili, è accaduta nell'anima, è accaduta da qualche altra parte e si potrebbe riflettere adesso, come è successo per esempio a questi due personaggi mondiali, no? Carlo e la mamma, la regina Elisabetta, che ci hanno dimostrato il transito epocale. Con una luna piena, poi ultra strategica, che infatti ci aveva fatto prevedere tranquillamente l'avvenimento, il transito c'è stato fino al 20 agosto. L'avvenimento sensibile, se non sbaglio, c'è stato l'8, già ho perso la data della regina, ma dovrebbe essere stato l'8 settembre, e come vedete, 18 giorni dopo, cioè nell'immediato. Quindi. Ovviamente quello era un esito che per una persona ha indicato la fine e per uno ha indicato l'inizio. Non vi allarmate, non siete centenari, a seconda del nostro grado di vita, il cambiamento riflette un po' la fase della nostra vita, quindi lì magari c'era questa cosa qui o qualcosa che riguardava in maniera eclatante. Insomma, i suoi familiari e ovviamente il contesto dei transiti riguardava lei. Questo per dirvi che se non fosse ancora accaduto nulla dal 24, quando Mercurio arriverà a favore e farà un largo trigono con Urano, dal 24 al 4 ottobre, ve lo spoilero per tutti quelli che mi scrivono, non è ancora successo niente, tante cose si metteranno in ordine, tante cose si sbloccheranno, ragazzi, per tutti si sbloccheranno le cose, per chi ha iniziato il cambiamento quando c'è stato il transito e poi si è impantanato, no? Quando Mercurio, se non sbaglio il 26 agosto, è entrato in bilancia e poi ha iniziato a fare l'opposizione di Giove, quello che sembrava un cambiamento così improvviso e veloce ha iniziato subito ad impantanarsi, ad avere contrattempi, retrogradazioni, sviste, mancamenti, delazioni, di tutto, approvazioni, questioni legali, di tutto. Adesso, dal 24, dopo questo mese così di gap, che sarà servito questa bolla che ha fermato un po' il tempo, che sarà servita a mettere ordine, no? In qualcosa, con le vostre possibilità, con l'energia che avevate, ma insomma, a sistemare qualcosa. Dal 24, l'aria fino al 4 ottobre ci sarà un momento molto interessante. Fino al 4 ottobre, ragazzi, ma anche oltre, fino al 14, se non erro, fino al 14 ottobre, se non erro, Mercurio sarà favorevole in Vergine. Adesso ve lo confermo perché è tanta roba. Il 10. Fino al 10 ottobre, ragazzi, dal 24 fino al 10 ottobre ci sarà uno strepitoso transito di Mercurio in Vergine, trigono a Urano, al nodo, insomma, tutto quello che deve beccare, che vi aiuterà a sistemare molte cose, a sistemare molte cose dei figli e a darvi la chiarezza perché ci sono alcuni Toro che avevano voglia un po' di uscire dal recinto, voglia, insomma, di ribellarsi, alcuni insoddisfatti della propria vita e della propria routine e potrebbero essersi guardati intorno. Parlo sia di Toro single che di Toro in coppia, una coppia che però non vi dà più soddisfazioni. Potreste essere stati indecisi, potreste essere stati indecisi fra due persone, fra più corteggiatori. Potreste non aver avuto modo di vederci chiaro in alcune situazioni, potreste aver avuto dei momenti di gelosia, potreste aver avuto le situazioni, insomma, poco chiare che vi hanno turbato. Adesso dovreste riavere chiarezza e rimettere tutto a posto tra il 24 settembre e il 10 ottobre. Dovrebbero sistemarsi con soddisfazione o comunque con un'iniziale soddisfazione anche le cose legate ai figli, quindi non soltanto alle questioni d'amore. E però vi segnalo che già il giorno 25 la luna nuova in bilancia apporterà qualche cambiamento che riguarda o la coppia o le questioni legali o politiche, se lavorate nella politica, perché insomma ci sono tanti Toro che no, con in base al tema natale, sicuramente lavorano nella politica, ci saranno delle svolte che insomma cambieranno tante cose.
cambieranno tante cose, è un percorso da seguire anche questo, ve ne accorgerete poi dal 10 ottobre dove si andrà a posare insomma l'energia, ma il cambiamento anche per voi che ripeto con Giove in Ariete volete uscire dal recinto, insomma ci siete dentro e l'anno prossimo sfoggerete quello a cui state lavorando, che meditate tra una sfuriata e l'altra in questo periodo. Vi ricordo sempre che comunque ragazzi, fino al 4 ottobre, anche per voi, Mercurio è retrogrado, quindi lo è per tutti, quindi anche se a favore dal 24 settembre comunque è retrogrado, quindi utilizzatelo e sfruttatelo per mettere ordine alle cose passate, non vi fate beccare, non vi fate fregare dalla voglia di cambiamento, dall'impulsività, dall'energia della luna nuova, per dare vita così d'amblè a novità, così, prendere iniziative. Se vi vengono delle idee brillanti, che vi sembrano brillanti, ma che potenzialmente non lo sono, con Mercurio retrogrado, idee brillanti che non vi erano mai venute, non qualcosa a cui stavate pensando da tempo, qualcosa che volevate fare da tempo, fatela. Questo lo rispecifico perché me lo richiedete. Così, idee brillanti. Prendete appunti se potete attendere e magari mettetele in piazza, in pratica fino al 4 ottobre. Voi vedrete che in quei giorni, che nel lasso di 10, nel lasso di 10 giorni, 10-15 giorni, molte di quelle che sembravano idee brillanti saranno cadute, svanite, sfumate come, così, come la nebbia al mattino. Quindi verificate, no? Poi magari per tutti quelli che mi scrivono che sono nati con Mercurio retrogrado, è probabile che chi ha capito la lezione che quel Mercurio retrogrado portava per loro si sta trovando molto bene perché hanno trovato un equilibrio. Chi si è impantanato probabilmente adesso sarà ancora un po' più confuso e vedrà ripetersi tutta una serie di dinamiche. Scrivete ragazzi, quando il cervello si impalla e ci sono poi le nebbie di Nettuno da lontano che vi confondono, scrivete perché scrivere porta una lucidità che è miracolosa. Quindi ragazzi, grandi svolte, grandi novità. Se potete, insomma, prudenza per le cose nuove e sistemate quelle vecchie. Un grande bacio, un grande in bocca al lupo, fatemi sapere nei commenti e passiamo agli amici dei gemelli e dell'ascendente gemelli. Cari amici dei gemelli e cari amici con l'ascendente gemelli, l'irrequietezza, la ribellione, le polemiche, la voglia di cambiamento, gli spostamenti, insomma, tutta una serie di energie ormai dal 20 di agosto, giorno in cui Marte, signore della guerra, della passione e della lotta, è entrato nel vostro segno. Credo si stiano facendo sentire a tutti gli effetti. All'inizio l'esuberanza, la botta vitale, molto probabilmente è stata eccessiva o avete ricevuto delle tirate d'orecchio con qualcosa o qualcuno vi ha richiamati all'ordine perché Marte è entrato in gemelli e il Sole è passato in Vergine. Situazione mercuriale a bomba, nel senso che tutta l'energia che c'è stata dagli ultimi 10 giorni di agosto ha iniziato a spingere, no? Poi c'è stata la Venere, poi Mercurio. Tutto in Vergine, quadrato a Marte in gemelli, quindi situazione mercuriale. Che cosa significa? Che lo stress, l'ansia, le polemiche sono arrivate alle stelle. Ma cosa significa? Che l'energia su cui lavorare è mentale, ok? Quindi tutti i disordini che possono emergere riguardano soprattutto il disordine mentale. Allora, essere gemelli, essere un po' doppi, essere fatti da un lato in luce molto bello, no? Molto positivo, molto aperto, che amate esibire in pubblico, e da un lato molto in ombra, che magari riservate agli intimi, o che comunque a volte vi fate delle cose di cui non siete completamente consapevoli. Adesso, con questo Marte in gemelli, con tanta energia, può essere venuto a galla. Perché? Perché ragazzi, quando le cose con Marte c'è tanta energia. Voi immaginate di avere due parti, tanta energia significa che accadono cose molto velocemente e quando le cose vanno molto velocemente, quando si va come un treno o comunque quando si è in accelerazione, non si è eccessivamente centrati. Quindi facciamo le cose così come ci vengono, se ci fate caso, no? E insomma, il gemelli potrebbe buttarle un po' là a casaccio, potrebbe accadere questo, insomma.
con la superficialità, con l'adolescenzialità che vi caratterizza, e con i pianeti in Vergine subito l'intoppo. Hai fatto questo, non hai fatto questo, che stai a fare? Quindi richiamino ogni dove. Sicuramente le giornate sono state molto, molto tese in alcuni casi. Ragazzi, e anche sentimentalmente, tanto è vero che questa settimana ci sarà una luna nuova in bilancia che porterà grandi svolte di coppia. Cioè, se quel Marte in Gemelli, che è doppio e che quindi ha portato anche tanta indecisione, forse anche nei rapporti di coppia, con questa luna nuova vi darà la possibilità, vi darà l'energia giusta, vi darà l'opportunità, le informazioni, visto che c'è Mercurio retrogrado, necessarie, o anche un pensiero un po' più lucido, necessarie per iniziare a vederci meglio, quindi per iniziare a capire qual è la decisione da prendere. Se capitate per la prima volta su questi video, vi ricordo che c'è Mercurio retrogrado. Con Mercurio retrogrado non si esordisce. Con Mercurio retrogrado si pondera, si riflette, perché potrebbero arrivare informazioni dal passato, cose che non sapevate, potrebbero esserci anche delle sviste, cioè non cadete nella precipitosa tentazione che alla prima cosa che vi viene in mente, che alla prima notizia che vi viene spifferata, prendiate poi una decisione, tranchant. Dovete attendere il 4 ottobre prima di debuttare con delle novità, perché Mercurio, finché è retrogrado, ci vuole saggiamente così in fase zen, in fase di riflessione. Quello che però accadrà nelle giornate della luna nuova del 25 inizierà a togliervi forse dalle nebbie di Avalon, no? Vi porterà delle buone notizie, vi porterà dei buoni interlocutori il 23. Il sole entrerà nel segno della bilancia, quindi abbandonerà definitivamente lo scomodo per voi, segno della Vergine, perché tanto voi siete aerei e insomma così vi piace vivere la vita un po' a seconda della luna del momento. Segno della Vergine invece chiede metodo, precisione, puntualità, responsabilità. Quindi voi qualche rognetta l'avete avuta. E si sbloccano le cose a partire tra il 23 e il 25, si sbloccano sentimentalmente, lavorativamente parlando. E inizierete, però, insomma, per le inizierete quindi ad avere una calma, un minore indecisione, insomma, però dovete attendere il 4 ottobre prima di lanciarvi in qualcosa. Se vi vengono delle idee che vi sembrano brillanti, non state più nella pelle, no? Per comunicarle, segnatevele, ragazzi, appuntatevele e vedete se al 4 ottobre ci arrivano. Cioè, se non erano dettate così da una cosa del momento, perché Mercurio retrogrado, soprattutto opposto a Giove, le fa. O se erano qualcosa di valido che vi era piovuto dal cielo. Il giorno 24, Mercurio, vostro governatore retrogrado, quindi insomma ragazzi, voi siete impegnati a risolvere cose del passato, no? Cose che non avevate fatto. Comunque, il vostro governatore entrerà nel segno della Vergine e ci sarà fino al 10 ottobre. Sicuramente è un periodo in cui dovrete dedicarvi alle questioni, forse anche burocratiche, legate alla famiglia e ai fratelli. O c'è qualcuno da aiutare, o i figli, ragazzi, figli, fratelli e questioni burocratiche in famiglia. C'è qualcuno da aiutare, c'è qualcosa da sistemare, magari qualche bolletta, qualche tassa, qualcosa del genere, oppure c'è un fratello che torna a casa, un fratello che riparte, un fratello, una sorella, ci sono novità, no? O anche i figli, possono esserci delle novità riguardo ai figli, dei momenti di indecisione. Sappiate che si sbloccheranno, le cose andranno molto meglio, soprattutto a partire dal 10 ottobre, quindi è giusto così un momento è un momento in cui si aggiustano i tiri, in cui si sistemano le cose del passato, in cui si cerca di mettere ordine nella vita, anche se voi amate la leggerezza e so benissimo che vorreste passare
partire per una vacanza e tornare fra molto tempo, però insomma al momento si sa che no? Settembre, ottobre, quando si torna a scuola, l'impegno, insomma, le vacanze possono essere un ricordo, anche se ragazzi, voi avete la possibilità di riuscire a ritagliarvi dei momenti di stacco. Tra la fine di settembre e il mese di ottobre, io credo che diversi gemelli riusciranno a fare quella fuga che sognavano da un po'. La voglia di individualismo, di pensare solo a voi, di non dedicarvi alla coppia, potrebbe essere forte, tanto che nelle giornate tra il 23 e il 25 qualcuno vi chiederà conto, qualcuno vi chiederà conto, oppure qualcuno si stancherà di questo e volendo potrebbe iniziare ad allontanarsi e se si è già allontanato rischiereste, se non volete, state attenti. Rischiate di ricevere o degli opt-out o addirittura, insomma, se la cosa va avanti da tempo, anche dei saluti, anche dei saluti. Lavorativamente parlando, ragazzi, c'è un lungo processo di decisione interiore, di insoddisfazione per quanto riguarda il luogo di lavoro che questo marzo dal 20 agosto non ha migliorato. Le cose andranno avanti per un po'. Vi ricordo, se non l'avete ancora visto, guardate il video di Marte in Gemelli, che è segno per segno, ma nel vostro caso spiega perfettamente quello che accadrà. Sappiate che molti di voi sono entrati in un cono, temporale, così, in uno Stargate, un portale temporale, che dal 20 agosto al 23-24 marzo 2023 potrebbe traghettare molti di voi così, in una nuova dimensione, cioè in una nuova dimensione lavorativa. Quelli che non sono nel posto giusto, quelli che non stanno bene più dove stanno, avranno, se non ce l'hanno già, e con Mercurio retrogrado fatela questa valutazione e muovetevi adesso. Se vi servono competenze, cercate di se avete già un lavoro, cercate di ritagliarvi degli orari serali per dedicarvi ad altro, se dovete prendere una laurea. Cioè, si stanno creando le prospettive, il ponte per emanciparvi da situazioni lavorative, ragazzi, che non vi stanno più bene. Avete 7 mesi di tempo, adesso 6, per creare una nuova realtà. Quindi iniziate sì, è vero, voi amate il tempo libero. Però usate quel tempo libero perché c'è un transito strepitoso che vi riguarda. Utilizzate questo tempo libero per avere le competenze, per creare un'impresa, una dimensione nuova, perché nel 2024, ragazzi, avrete una grandissima rinascita che però va preparata adesso. Fatemi sapere quali idee brillanti vi stanno venendo, che io so che voi siete un vulcano. Non abbiate paura della fatica, perché la fatica si fa all'inizio, poi ci si emancipa e state acquistando la vostra libertà fondamentalmente. Quindi, ragazzi, un grande in bocca al lupo, fatemi sapere e passiamo agli amici del Cancro e dell'ascendente Cancro. Cari amici del Cancro e cari amici con l'ascendente Cancro, questa settimana i pianeti in bilancia iniziano a complicare, ragazzi, soprattutto la Luna nuova, che è il vostro astro governatore, che determina proprio in maniera molto chiara l'andamento, no, delle vostre esistenze e l'energia che si verifica, inizia a portare degli esiti, dei cambiamenti in famiglia, legati al luogo d'origine. Volendo, io non so voi amici Cancro che parlate la lingua italiana dove siete, ma potrebbe portare anche dei cambiamenti politici nel luogo dove risiedete che cambiano in qualche modo le carte in tavola delle vostre cose. Ragazzi, si potrebbe trattare anche di leggi che magari, che ne so, quelle legate alla ristrutturazione, no? Di cui si fa un grandissimo parlare, che per voi rappresentano un cambiamento, oppure la vendita di qualcosa, o il trasferimento, o cambi di domicilio, sembra essere qualcosa legato proprio all'ufficializzazione di qualcosa, a meno che molti Cancro non stiano
pensando di mettere su famiglia, perché ovviamente c'è anche quello. Sappiate, cari Cancro, sia single che non single, ma magari non contenti della propria vita, che quella luna nuova in Bilancia, in segno cardinale, come voi siete cardinali, può cambiare le cose in maniera molto più sensibile che altre lune nuove, perché voi sapete, se non lo sapete, ve lo ridico, perché effettivamente non lo dico molto spesso. Quando c'è un evento, una luna come in questo caso, nuova o piena, in un segno cardinale che sono Ariete, Cancro, Bilancia e Capricorno, solitamente le cose cambiano perché sono legate proprio all'inizio, come simbologia, come energia, all'inizio delle stagioni, agli equinozi e ai solstizi, no? Quindi innescano a effetto domino un cambiamento che all'inizio si sente o meno a seconda dei transiti che ci sono in quel momento nel cielo, altrimenti il cambiamento sarà leggermente più morbido, ma ci sarà. Quindi cambiamenti in famiglia oppure riguardo ad un familiare, o riguardo agli immobili, o riguardo al vostro trasferimento al domicilio, insomma, dove risiedete, ragazzi. Compravendite, ristrutturazioni, negazioni di ristrutturazioni, negazioni. Non si sa ancora se è in positivo o in negativo, perché c'è Giove opposto a questa luna nuova, ok? Quindi qualche complicazione la porta, ragazzi. Qualche complicazione la porta. Magari vi accorgete di non avere delle approvazioni, magari non avete dei nulla osta, oppure magari conoscete qualcuno e non vi potete muovere perché non siete liberi. Cioè, è come se arrivano delle novità legate alla famiglia, quindi anche a chi arriva in famiglia, anche persone con cui fare famiglia, no? Però ci vuole un po' di tempo prima di poter partire perché prima dovete sistemare le cose. Allora, qualunque sia la cosa che voi o i vostri familiari o il domicilio o questioni politiche devono cambiare, vi anticipo le tempistiche perché voi ne siete particolarmente interessati. Quindi vi spoilerò un mesetto, no? Prendetela, cioè spero insomma, che vi aiuti questa cosa. Allora, luna nuova e sole in Bilancia tra il 23 e il 25 di settembre. C'è chi, voi siete dei lunari, sentono proprio al giorno prima o lo stesso giorno il cambiamento. C'è chi magari no, è Cancro, però c'ha altri pianeti che insomma non è, ha una dominante lunare, insomma soft, non potentissima, quindi lo sente dopo. C'è Mercurio retrogrado, non date fiato alle trombe. Non date fiato alle trombe, anche se ringraziando Dio, per voi Mercurio il 23 lascia il segno della Bilancia che comunque vi crea indecisioni e turbamenti ed entra nell'amico, segno della Vergine, quindi in retrogradazione. Però è un buon modo, è un buon momento per riflettere. È in retrogradazione, quindi non si danno comunicazioni ufficiali, è il momento appunto di riflettere, di valutare, è il momento anche di fare cose burocratiche, ragazzi, proprio comunicazioni burocratiche, il segno della Vergine, piccoli lavoretti, proprio manutenzione di cose, no? È proprio specifico. Questo Mercurio sarà retrogrado fino al 4 ottobre, quindi tra il 23 24 settembre e 4 ottobre avete una decina di giorni per riflettere e sistemare quello che non è in ordine. Poi la settimana fra il 4 ottobre e il 10, Mercurio in Vergine, vostro segno amico, torna diretto. Quella settimana lì, tra il 4 e il 10, prima che rientri in Bilancia, volendo potete comunicare, spostarvi, fare dei viaggi se eravate stati bloccati. Quella è una settimana molto buona per voi. Avere delle comunicazioni. Se nel tentativo di risolvere cose burocratiche avete trovato, ragazzi, con Mercurio opposto a Giove, avete trovato gente che era in vacanza, gente che non era disponibile, carte che si sono perse, insomma, interlocutori non soddisfacenti e risposte non chiare, non univoche e comunque tempi d'attesa, stand by. Allora, se non ci esce il viaggetto, quello che ci può scappare invece è che si sblocchi tutto. Quindi molto buona, nonostante in famiglia o comunque legata alle questioni immobiliari, le cose siano già in corso d'opera, io credo, ma tra il 4 ottobre e il 10.
È un momento molto fortunato, ragazzi, per sistemare le cose. Se siete fra quelli che hanno ricevuto notizie di trasferimento, perché con Mercurio retrogrado accade anche quello, insomma, ci sono dei cambiamenti. Per voi Mercurio in bilancia, vi porta proprio anche a cambiare sede, poi soprattutto Mercurio retrogrado, se avevate fatto un concorso, una domanda, un curriculum tanti anni fa, una richiesta di trasferimento, potrebbe averla portata adesso, ok? Quindi comunque per voi lavorativamente parlando si chiude un ciclo che è iniziato nel 2011, non è detto che sia adesso, avete tempo fino a maggio 2023. Però o è tempo di cambiamento in quest'anno o è tempo di consacrazione. Non so perché, ma ho la sensazione che sia tempo di cambiamenti, tanto più che avete una grande tensione interiore. Marte in Gemelli nel segno prima del vostro per ben 7 mesi, trigono a Saturno, cioè in as un aspetto molto collaborativo, è come se creasse sotto traccia l'esigenza di una nuova realtà. Spezzare schemi familiari, ribellioni a modi di fare, anche a delle tradizioni familiari, legate alla mentalità del posto in cui state. C'è una sorta di ribellione in atto. Voi state per sciogliere qualcosa di grosso, anche voi state per emanciparvi, nel vostro caso più forte che per il segno dei gemelli. Perché a loro è soltanto lavorativa, a voi è come se attraverso il cambio di professione ci fosse anche un riflesso nello spezzare dinamiche familiari o qualche retaggio, ragazzi, qualcosa che può essere non solo familiare, può essere legato al luogo di origine, può essere legato alla mentalità della provincia. Ricordatevi che chi nasce sotto il segno del cancro, dell'ascendente cancro, ha due compiti. Il primo di rivedere le tradizioni familiari e di perfezionarle, perché inizialmente incarnerete il clan, no? Sia fisicamente, spesso c'è una grande somiglianza con un componente della famiglia, di solito la mamma perché si è lunari, no? Legati alla luna, ma non è detto, ragazzi, proprio legati a qualcuno del clan a cui poi avete ripreso, e quindi e con voi non ci sarà soltanto una somiglianza fisica, ma anche una somiglianza di comportamenti, di personalità, che solitamente voi però non siete venuti a incarnare bellamente, ma a migliorare, a evolvere. È come se voi aveste uno scopo evolutivo. Quindi, nel momento in cui tendete a riproporre le stesse dinamiche, soprattutto in tempi di transiti particolari, vi arriva l'occasione di spezzare. E forse dai transiti che avete, forse riuscirete a spezzare una tradizione familiare, familiare di questa vita, di un'altra, karmica, una tradizione, ragazzi, legata alla vostra anima. Poi le ere, i secoli sono soltanto, no, una fattezza umana, legati alla vita terrena, quindi qualcosa che è legato alla vostra evoluzione e pare che passi attraverso il cambio di una professione o dei cambi che avvengono attraverso il lavoro. Quindi grandi novità. Potrebbero spuntare degli avversari, degli haters, dei nemici, ma è meglio scoprirli, ragazzi. Avrete tutto il tempo di affrontarli, interiorizzare, rendervene conto, magari utilizzare la cosa a livello evolutivo e capire che chi avete di fronte magari vi fa da specchio, insomma, perché è pronto a farvi vedere qualche parte di voi che dovete perfezionare. E però ci sarà un momento di grandissima crescita. Un mesetto impegnativo, ma si risolvono tantissime cose. D'altra parte, siamo l'essere umano è talmente pigro che se non avesse il contrattempo non risolverebbe nulla. Quindi un grande in bocca al lupo, fatemi sapere come vanno le cose e passiamo agli amici del Leone e dell'ascendente Leone. Cari amici del Leone, cari amici con l'ascendente Leone, questa settimana le cose migliorano ulteriormente. Voi sapete che insomma avete Saturno contro, per chi capitasse per la prima volta su questi video, avere Saturno contro è un grande impegno, è una cosa che capita ogni 28-30 anni. Rido perché ce l'ho anch'io, non perché rida delle disgrazie altrui, ma noi non possiamo fare altro che sdrammatizzare. E quindi è un periodo importante di esiti, no? Nei rapporti, nelle situazioni, nei contratti lavorativi, proprio in tutto quello che riguarda le firme, ma le firme quelle importanti, della vita, acquisti, cose del genere, insomma cambiamenti.
Allora, Marte, da quando Marte è entrato nel segno dei Gemelli, la situazione si è ulteriormente vivacizzata e alleggerita, perché possiamo dire in tutta serenità che fino a maggio, fino all'11 maggio 2011, c'è stato un biennio abbastanza impegnativo e pesante, soprattutto pesante perché le cose non si sbloccavano, anzi, probabilmente nel 2021 si sono incasinate. Questo è un recap, no? Per chi fosse nuovo di questi video. Quindi, che cosa accade? Già dal 20 agosto c'è stato una sorta di miglioramento, alleggerimento, nel senso che sono arrivate delle figure tattiche positive, che siano gli amici, che siano dei professionisti ai quali vi siete rivolti, che sia l'entourage, magari qualcuno è tornato, non c'era stato, è arrivata dell'energia in più per iniziare, come dire, a sbloccare, no? E a dare vita, proprio a mettere in atto questi percorsi, questi processi che Saturno ha sancito, ha portato. Soltanto che l'ingresso di Marte in Gemelli il 20 è coinciso con una serie di pianeti in Vergine, il Sole, c'era Mercurio, poi il Mercurio il 26 è entrato nella Bilancia, che è una grande amica del segno del Leone, ma poi il 4, oltre al Sole in Vergine, si è aggiunta la Venere. Insomma, un paio di pianetini in Vergine, ma il Sole, ragazzi, è tanta roba, perché indica proprio l'energia del momento, che hanno portato da un lato la macchina, no? Il percorso, il processo, il movimento, il cambiamento in azione e di continuo degli stop probabilmente di natura burocratica oppure il nuovo comunque portato da Marte in Gemelli ha fatto ogni giorno una fatica boia ad integrarsi, ad inserirsi in una routine preordinata, no? Quindi è probabile che siate stati comunque rallentati, però ragazzi erano questioni mercuriali perché Marte in Gemelli, Sole in Vergine, Mercurio di terra, probabilmente rallentamenti di notizie, interlocutori con fraintendimento, cose non chiare, questioni burocratiche, mese di agosto, settembre, uffici chiusi, insomma, tutto un rallentamento di notizie e di cose. Quindi, la buona notizia qual è? Innanzitutto che questa settimana il Sole entra nel grande amico segno della Bilancia. Il segno della Bilancia è il 23 e il 25 c'è un'ottima luna nuova in Bilancia e là si sblocca. Lì arrivano le notizie che stavate aspettando, le risposte a trasferimenti, borse di studio, ragazzi, curriculum che magari si erano bloccati, tutte le risposte, tutte le notizie ufficiali positive che stavate aspettando arrivano intorno a quella settimana o a partire da questa settimana o a partire da quei giorni, ok? Mercurio, piccola nota, il 23 tornerà retrogrado in Vergine, si andrà a congiungere a Venere, potrebbe portare o per andare avanti, quindi o in base alle notizie che arrivano o in maniera disgiunta potrebbe portare a delle spese, potrebbe portare delle spese che però sembrano essere piacevoli. Si può trattare di questioni di arredamento, ragazzi, perché Venere in Vergine, congiunta a Mercurio, retrogrado in Vergine. Potrebbe trattarsi di cure, che siano estetiche, che siano di salute, ragazzi. Sapete, Venere in Vergine è proprio legata alla guarigione del corpo, alla cura del corpo, quindi spese magari per questioni che dovevate fare da un po' e che adesso magari potete fare, perché magari adesso vi chiamano, perché prima il medico non c'era. Oppure vacanze, però è qualcosa legato ai piaceri o all'arredamento o alla bellezza, oppure fate un quarta opzione, un regalo a qualcuno a cui siete legati e che amate molto. Poi
il 10 ottobre, quindi questo lasso di tempo, allora le spese sono fino al 10 ottobre, poi ci sarà uno stand-by. Perché? Perché Mercurio uscirà dal segno della Vergine ed entrerà nel segno della bilancia e lì inizierà probabilmente la voglia o di shopping normale, no? Sapete, il Mercurio in bilancia, ci sarà Venere in bilancia, ci sarà il Sole in bilancia, oppure proprio viaggi, ma vedremo che cosa porterà, perché volendo potrebbe essere anche un Mercurio con quella Venere che porta delle ottime, meravigliose notizie, legali, ufficiali e anche incontri d'amore in realtà. Quindi il periodo è assolutamente buono, un po' meno per il salvadanaio, un po' meno per le finanze. Vi ricordo che Mercurio comunque è retrogrado fino al 4 ottobre, quindi sarebbe consigliabile dedicarsi particolarmente alle cose del passato da risolvere, che mi hanno scritto cosa dovrei fare. Guardate, si presenterà sicuramente qualche necessità, ok? Se non dovesse presentarsi nulla, mettete mano alle cose che sapete di aver lasciato in sospeso. Se avete un pagamento in sospeso, se dovete chiarire con qualcuno, se dovete andare a trovare qualcuno, ragazzi, fate tutto quello che avreste dovuto fare in coscienza e che finora non avete fatto, ma voi vedrete che verranno fuori delle cose. Ho appena ricevuto il messaggio da una persona che mi ha raccontato che mesi fa, in concomitanza di una luna piena opposta al suo sole, era successo un casotto al lavoro di cui ignorava l'esistenza, di cui non era stata messa al corrente, e che soltanto adesso, con Mercurio retrogrado opposto a Giove, è stata contattata dai superiori per avere spiegazioni, di cui tra l'altro non c'era questa persona. Ma Mercurio retrogrado opposto a Giove, ripeto, non solo porta cose che dobbiamo fare, porta anche a misunderstanding. Quindi è un periodo in cui si sta schisci, si fanno le cosine che si dovrebbero fare, i doveri. Poi, se vi vengono delle idee brillanti di cui voi siete, no, abbondanti ricettori, segnatele. Per idee brillanti, visto che credo di non essere stata chiara su questa cosa perché mi avete chiesto spiegazioni, per idee brillanti intendo che se vi arriva l'intuizione qualcosa su una questione verso cui avete già rivolto delle vostre attenzioni, qualcosa che dovevate già risolvere, allora procedete, perché Mercurio retrogrado serve proprio a risolvere le cose del passato. Se vi viene all'improvviso mi licenzio e vado a vivere a Cuba, prendete l'appuntino, vedete se dal 4 ottobre è ancora fattibile, no? È ancora in voi questa cosa, o era la follia del momento di Mercurio retrogrado opposto a Giove, che non ci fa vedere le cose per come sono. Emblema, vabbè. Se volete sapere l'analisi di Mercurio opposta a Giove, nell'introduzione ho fatto riferimento alla vicenda di Totti, che con la luna piena e con Mercurio retrogrado sul sole ha fatto delle dichiarazioni, e Fabrizio Corona, che con Giove sul sole retrogrado si stava prendendo delle rivincite. Questo più che altro è molto utile, usare gli avvenimenti dei personaggi pubblici per capire a che cosa potrebbe accadere. Alcuni mi hanno scritto, anzi più di qualcuno mi ha detto, si è fermata la macchina, si è scaricata la batteria, sono cose che capitano, cortocircuito agli elettrodomestici. Aspetto che arrivi ottobre per comprarli. Per carità, se era una cosa che si stava rompendo da tempo, anche comprarla adesso non è male, però effettivamente aspettare il 4 ottobre laddove sia possibile, non so se con una lavatrice, insomma, ce la fate, però insomma laddove sia possibile, aspettate il 4 ottobre. Vi confermo questa cosa. Poi volevo dirvi che ho fatto un accenno al fatto che con tutti questi pianeti in bilancia potreste avere degli incontri sentimentali. Beh, ragazzi, effettivamente, sia che siate impegnati, sia che non lo siate, si sta inaugurando a partire dal 23 per voi veramente la stagione dell'amore. Per tante coppie che magari hanno avuto delle tensioni, ci sono tanti ritorni, tanto amore, tanto affetto, tanti sentimenti veri. Per chi si è liberato, ci sono tanti incontri che potrebbero portarvi volentieri quello che desiderate. Ricordate che con Saturno al discendente
se si apre una porta si spalanca un portone perché siete predisposti ad incontri destinici. Quindi non disperate e godetevi questi pianeti perché l'amore sta precipitando nelle vostre vite in ogni modo. Quindi bellezza, amore, ahimè, le finanze sono un po' attaccate dagli eventi, però godetevi il momento. Un grande bacio, fatemi sapere come procede e passiamo agli amici della Vergine e dell'ascendente Vergine. Cari amici della Vergine, cari amici con l'ascendente Vergine, Venere è nel vostro segno e Mercurio è retrogrado, quindi retrogrado e tornerà tra l'altro nel vostro segno a partire dal 23, però questa settimana, per gran parte di questa settimana, sarà ancora in bilancia, quindi le questioni che vi attanagliano sono quella economica e quella sentimentale. Venere nel vostro segno non solo vi predispone fino ai primi di ottobre ad incontri sentimentali, ma anche a tanta vanità, un po' di voglia di piacersi, di volersi bene, di coccolarsi, quindi look, spese per il look, spese shopping, cambio di look, cure estetiche. È un momento, no? Di grande bisogno, no? E anche per questo le finanze vengono intaccate. Però poi, soprattutto con Mercurio che entra in bilancia e la luna nuova del 25, quindi tra il 23 e il 25 e anche Mercurio retrogrado, si ripresenta una questione legata alle finanze, alle entrate e al da farsi, ragazzi, al da farsi. Allora, potrebbero arrivare delle risposte, no? Voi ovviamente cercate, però probabilmente sarà dalla prossima settimana, quindi non da questa fino al 25, ma da quella al 25 fino ai primi di ottobre, che avrete delle risposte maggiormente interessanti. Questa settimana avrete dei contatti. Questa settimana avrete dei contatti o comunque inizia un trend un po' più positivo grazie alla luna nuova in bilancia. Quindi inizierete a muovervi, inizierete a sentir dire che, ma sarà dalla prossima poi che ci saranno magari molto probabilmente dei contatti diretti e delle proposte. Allora ragazzi, io vi vedo da fine mese di ottobre proprio ufficialmente assunti, quindi probabilmente in ottobre inizierete delle prove, se avete già un lavoro, le novità che potrebbero presentarsi così in ottobre possono essere legate a qualche socio, a qualche collega, chi va, chi viene, ore da fare in più, ore da fare in meno, conteggi e robe di questo modo, no? Ovvio che abbiamo sei pianeti retrogradi fino al 4 ottobre, abbiamo sei pianeti retrogradi. Voi siete fra i maggiori interessati da questa retrogradazione perché c'è il vostro governatore nel vostro segno. Quindi le giornate tra il 23 settembre e il 4 ottobre sono quelle che vi riporteranno maggiori questioni del passato che non avete risolto. Saranno, ripeto, principalmente questioni sentimentali, questioni legate ai piaceri, dipendenze, cose di questo genere e questioni legate ai soldi. Poi dal 10 ottobre, raga, dal 4 ottobre potrà iniziare una nuova fase di vita per voi. Prima state in fase di riflessione, state in fase di riflessione con Mercurio retrogrado sul vostro segno, cercate di risolvere le cose del passato, cercate di rielaborare tutte le pendenze del passato e poi dal 4 ottobre, giorno in cui il vostro governatore sarà diretto, prendete iniziative. Se vi dovessero venire delle idee brillanti, così d'amblè, legate al futuro, ora che Mercurio è retrogrado, il consiglio è di prendere un appunto, ma di non metterle subito in pratica, perché Mercurio retrogrado non è molto valido per le iniziative. Con Mercurio retrogrado non si debutta se si può. Tendenzialmente è ottimo per rivalutare il passato, per risistemare il passato e fare tutte quelle cose che nel passato non abbiamo fatto. Se non sappiamo cosa fare, state sereni che tutte le rogne, tutti i problemi che vi stanno venendo con Mercurio retrogrado,
vi faranno capire, no? Vi offriranno proprio su una portata d'argento l'ambito, il settore su cui lavorare. Con Marte nel segno dei Gemelli, proprio dal giorno in cui, più o meno dalle giornate in cui si è aperta la stagione della Vergine, sì, le questioni sentimentali, sì, assolutamente l'amore, però quello che sembra il problema grosso è il lavoro, ragazzi, è proprio le aspirazioni, le ambizioni che stanno subendo un piccolo grande terremoto. Per quanto riguarda la vostra carriera, con Marte in Gemelli per 7 mesi ci sarà un periodo di cambiamenti, di tumulto, di tensioni e anche di indecisioni che durerà 7 mesi, ma che vi progressivamente costruirà un ponte importante per il futuro, perché per 7 mesi Marte sarà in ottimo aspetto con Saturno ed entrambi nel marzo 2023 usciranno da questo trigono, no? Da questi pianeti che riguardano il vostro settore lavoro e quindi il cambiamento poi sarà in atto. Ovviamente un cambiamento ce lo dice Mercurio, che è il vostro governatore, ce lo dice Marte in Gemelli, che è un altro segno mercuriale. Il cambiamento deve avvenire interiormente, dentro di voi. Voi siete indecisi almeno su tra due aspirazioni, tra due soluzioni, tra due possibilità, tra il dovere e il piacere, no? Tra quello che vorreste fare. E dovete armonizzare questa cosa, cioè fare pace con la mente, fare pace con il cervello e trovare una coesione, trovare una direzione. Una delle soluzioni, no? Per decidere, per apportare questa svolta alla vita lavorativa, diciamo una delle due soluzioni che sembrano prospettarsi, una è un cambio delle competenze o un aumento delle competenze, quindi corsi di formazione per inoccupati, disoccupati, se potete, università, corsi, qua e là, visto che siete molto portati per la comunicazione, per gli scritti, per le cose burocratiche, per il cartaceo, per lo stampato, per i social, insomma, siete dei comunicatori, dei divulgatori, oppure il lontano. Sembra che l'energia spinga ad andare lontano, almeno temporaneamente, ragazzi, almeno per 6-7 mesi, da dove vi trovate. Il lontano può essere l'estero oppure fuori regione, fuori città, comunque uno spostamento lontano, oppure studiare una lingua straniera. Quindi le vostre soluzioni escono, vengono fornite da questo, da quest'ambito. C'è da dire che a livello così di limiti che possono crearvi, come dire, il problema di non riuscire a sbloccare la questione lavorativa, visto che mi avete scritto in molti, c'è il fatto che siete di comodo, si può dire? Ambasciatore non porta pena, che siete di comodo, che può esserci una certa pigrizia, una certa tendenza alla routine e che quindi non riuscite, se fate sempre le stesse cose avrete sempre gli stessi risultati, però c'è questa resistenza al cambiamento, no? A fare cose nuove e quindi ad aprirvi nuove strade, che può creare un problema. Sappiate che in quel settore sta transitando Urano, che invece vi chiede proprio di rivoluzionare, no? La vostra zona di comfort, quindi cercate di uscire dalla zona di comfort o per quanto riguarda le abitudini o per quanto riguarda il domicilio o per quanto riguarda le competenze. Praticamente, le stelle vi suggeriscono di lavorare o culturalmente o psicologicamente, comunque qualcosa che passa per il mentale per sbloccare questa situazione lavorativa. Vedete che cosa accade, che cosa si prospetta, che cosa si propone con Mercurio retrogrado, perché effettivamente da Saturno, da marzo 2023 con Saturno opposto ci saranno delle ulteriori rivoluzioni, ma ci saranno anche dei contratti importanti, no? Quindi sarebbe un peccato perdere queste opportunità.
e non prepararsi nel frattempo. Quindi il suggerimento è di prepararvi. Vi lascio in sovraimpressione il video di Marte in Gemelli, se non riesco a lasciarlo, lo trovate sul canale di Stars and the City, potrebbe darvi qualche dritta in più. Quindi un grande in bocca al lupo, ragazzi, forza e coraggio, fatemi sapere come vanno le cose e passiamo agli amici della Bilancia e dell'ascendente Bilancia. Cari amici della Bilancia e cari amici con l'ascendente Bilancia, innanzitutto questa settimana, il giorno 23 all'1:05, il Sole entrerà nel vostro segno zodiacale, nella vostra costellazione, e quindi arrivano i giorni del vostro compleanno. Vi ricordo, e soprattutto lo dico per chi capitasse per la prima volta su questi video, che i 10 giorni prima e i 10 giorni dopo il compleanno solitamente sono caratterizzati da avvenimenti sensibili che poi determinano il trend di tutti i 365 giorni successivi. Questo perché il ritorno del sole, che è energia vitale, la nostra personalità, il sole, il giorno in cui siamo nati, il ritorno del sole sulla sua posizione iniziale, in base, diciamo, al contesto astrologico, quindi alla posizione dei pianeti che trova, apre un determina, no? Scatena delle energie, si carica di determinate energie che poi, insomma, si propagano giustamente come se fosse un portale per l'anno che poi verrà, che si sta inaugurando, che si inaugura appunto con quell'energia. E quindi, che energia avete già questa settimana? Io parlo, qui mi faccio un accenno per la prima decade, no? Però anche la seconda, ragazzi, ne sarà interessata, perché voi compite gli anni con Mercurio retrogrado. La seconda perché Mercurio sarà retrogrado fino al 4 ottobre, quindi tutti nati tra il primo e il 4 ottobre, quindi metà della seconda decade, avranno sta cosa. Ovviamente, siccome Mercurio è retrogrado fino al 4 e siccome gli avvenimenti nei 10 giorni prima del compleanno caratterizzano l'anno che verrà, quindi il portale si apre 10 giorni prima, anche chi è nato il 14 ottobre, ragazzi, se ci pensate, nei 10 giorni prima si becca. Potrebbe vivere, potrebbe, ragazzi, voi osservate la realtà, potrebbe vivere degli avvenimenti, no? Legati a Mercurio retrogrado che, come dire, caratterizzeranno il vostro impegno nell'attenzionare, nel dedicarvi a qualcosa, del passato, probabilmente, no? Con Mercurio retrogrado legato ai punti di vista o a rivalutare delle persone o a sistemare delle carte, delle burocrazie, no? A ripristinare dei contatti, insomma, a guarire qualcosa, no? Che è legato al pensiero, alla comunicazione, anche alla coppia, ragazzi, e anche a questioni legali. Quindi chi se la salva quest'anno? Le bilance dal 15 al 22, 23 ottobre. Non pensando di fare questa spoilerata così lunga, non sono andata, ma lo facciamo in diretta. Non sono andata a guardare quando il sole uscirà dal segno della bilancia per entrare nel segno dello scorpione. Quindi il 23 ottobre alle 10:36, quindi i nati, ragazzi, Mercurio retrogrado il 4, tutte le persone che hanno il sole in bilancia dal 15° grado dal 25° grado, ragazzi, al 29° sono esenti dal compiere il compleanno con Mercurio retrogrado, diciamo. Gli altri 2 decadi e mezzo praticamente, quindi nati dal 22-23 settembre fino al 14 ottobre, hanno questa caratteristica. Quindi, ragazzi, per voi ci saranno le cose che ho detto del passato che si riverificheranno, ma anche delle rivalutazioni, no? Che in alcuni casi possono essere assolutamente positive. Io vi ricordo che con Mercurio retrogrado solitamente ci si dovrebbe dedicare, no? Con grande attenzione a sistemare le cose del passato.
Alcune dovremmo farle noi spontaneamente, perché magari no, prima o poi si riveleranno. Altre ovviamente ci si propongono durante il transito e quindi fatele. Ovviamente si manifesteranno molte questioni che riguardano io contro noi, cioè il rapporto, quello che voi date o che voi non date agli altri e quello che pretendete, insomma, no? Quindi l'equilibrio tra dare e avere posto proprio nell'asse io, ego, noi, gli altri, ego verso gli altri. Quindi ci sarà, se c'è qualcosa da sistemare, no? Se c'era qualche conto in sospeso, se qualcuno è in debito con voi o voi siete in debito con qualcuno, probabilmente accadranno degli avvenimenti che vi faranno, che vi consentiranno di avere una visione più equilibrata della situazione e soprattutto vi si presenterà l'occasione di rimediare, ok? Quindi è molto forte questa cosa. Poi ovviamente ci sono anche, ecco, delle svolte che inizierete a percepire già dalla luna nuova del 25 settembre, una luna nuova che si oppone a Giove e quindi si ripropongono, ripeto, delle questioni legali legate alla coppia e proprio all'ego, ragazzi, all'ego e anche alla tentazione di essere single, quindi all'indecisione se rimanere single oppure se diventare single o se rimanere in coppia. C'è anche questa decisione. Sarà veramente un guardare per voi bilancia ascendente bilancia per fare i conti con la vostra parte ombra. Questo è un compleanno veramente catartico per maturare, per crescere, oppure ragazzi, se avete seminato particolarmente bene, per mietere successi. Perché Mercurio retrogrado ci riporta anche soddisfazioni per qualcosa che magari in passato avevamo perso, non ci era stato dato. Quindi avrete il polso, diciamo, del vostro operato. Ovviamente vi ricordo che fino al 4 ottobre però c'è Mercurio retrogrado, quindi anche se l'energia è tanta, con Giove opposto, la voglia di fare, di esporsi, di essere esuberanti, è molta. Il consiglio è di aspettare che Mercurio torni diretto, quindi il 4 ottobre, quindi anche se sono i giorni del compleanno, anche se vi sentite, come dire, desiderosi di arrivare a una nuova vita, sto prendendo in questi giorni l'emblema di Francesco Totti, che è nato il 27 settembre, se non erro, ha un sole in bilancia congiunto a Plutone, ha Mercurio retrogrado con Giove opposto. Fa dichiarazioni, insomma, probabilmente non ha un astrologo, voi ce l'avete, insomma, voi bilancia ascendente bilancia che ascoltate questo video bene o male ce l'avete e si è esposto in una maniera che forse, ragazzi, probabilmente poteva evitare, che forse li potrebbe portare delle conseguenze, si potrebbe mangiare i gomiti. Perché la bilancia ha questo Mercurio retrogrado, quindi ha voglia, ha la fretta, no? La frenesia di sistemare le cose, di fare le cose giuste secondo il proprio punto di vista e dimentica, avendo Giove opposto dall'Ariete, la controparte, il peso della controparte. E per legge. Proprio per legge, perché voi vi siete incarnati nel segno della giustizia e quindi dovete raggiungere un equilibrio tale da fare sempre la cosa giusta, ma non la cosa giusta per voi o la cosa giusta per gli altri, perché la bilancia vive di questo disequilibrio proprio perché deve trovarne uno, no? Quindi a volte la bilancia prende troppo e si sente un eroe, oppure a volte si abnega verso il partner, spesso fa così, o comunque verso gli altri, perdendo l'amore per se stessa e quella vanità, quell'aplomb, quell'eleganza che gli sono stati conferiti dall'energia della sua incarnazione e si annulla. Sono le facce opposte della stessa medaglia, cioè di uno sbilanciamento tra ego e noi, quindi tra io e gli altri, ok? È uno sbilanciamento. Voi tendenzialmente o prendete troppo o prendete troppo poco, ok? Con questo transito, tutte le persone che ci rientrano, quindi tre quarti del segno, ragazzi, è probabile che quest'anno, con Giove opposto in Ariete, quindi fino a maggio, giugno, insomma, no? Immagino le terze decadi, maggio, giugno 2023,
Sarà un anno di recap, di fare conti col passato, sì, magari si concluderanno tutte le cose avvenute tra il 2011 e oggi, o forse andrete ancora antecedentemente fino al 97 e ci sarà un bilancio. Se dovete dare, sarete chiamati a dare, se o restituire, se dovete avere, vi arriverà tutto quello che per karma vi spetta e vi è consentito. Ci sono novità. Sentimentali, ci sono anche novità sentimentali. La luna nuova spinge affinché voi ufficializziate o vi emancipate da qualche situazione, ragazzi. Però è sempre prudenza fino al 5 ottobre, soprattutto voi, perché avete Giove opposto e in bilancia, soprattutto non negli ascendenti bilancia. Prestassero maggior attenzione a impegnarsi in maniera precipitosa e ad accettare proposte di lavoro, a frequentare persone che gli sembrano la soluzione, la panacea a tutti i mali, perché con Giove opposto c'è. Solitamente si prendono delle grandissime cantonate. Voi pensate, l'anno scorso Meghan Markle, faccio un esempio eclatante, aveva non solo Saturno opposto perché è una leonessa, Giove opposto. Per le sviste, proprio per le cadute, gli inciampi della vita, Giove, è decisamente uno dei peggiori di tutti, soprattutto anche di Saturno. E l'anno scorso, si è dichiarata pubblicamente contro la corona inglese, nell'intervista famosa di Oprah Winfrey, e adesso, che deve andare, adesso che si è presentata dalla regina, insomma, al funerale della regina, a parte il grande imbarazzo nel quale, grava la ragazza, che basta guardare, le riprese dal viso, è un forte, forte imbarazzo, ma insomma gira voce che la regina abbia, a causa di queste prese di posizione e anche a causa di un libro che stava uscendo, una serie che stava uscendo e che adesso hanno saggiamente bloccato, ma che ovviamente parte da decisioni prese l'anno scorso con Giove opposto, si dice che la regina abbia messo mano al testamento e che forse li abbia diseredati. Quindi attenzione, prudenza, sistemate le cose del passato, prudenza, cercate di, anche di farvi consigliare, anche se poi con Giove opposto anche i consiglieri ci fanno sbagliare. Quindi prudenza, prudenza e riflettete su tutto quello che bisogna fare. Un grande in bocca al lupo, buon compleanno a tutti, tutti i nati nel segno della, tutti i nati e tutte le nate. Sotto il segno della bilancia e passiamo agli amici dello scorpione e dell'ascendente scorpione. Cari amici dello scorpione, cari amici con l'ascendente scorpione, questa settimana il sole entra nel segno della bilancia, c'è anche la luna nuova in bilancia, Mercurio retrogrado sarà quasi per tutto il tempo della settimana in bilancia e per voi iniziano a farsi più sofferenti, forse sì, iniziano a farsi sentire alcune mancanze sentimentali. È tutto un rivivere il passato, è tutto fare bilanci, vi stanno tornando in mente degli ex, degli amori che non, delle ingiustizie sentimentali, dei tradimenti che voi ritenete di aver ricevuto, no? Oppure se ci sono state delle mancanze da parte vostra verso partner, perché l'asse è ragazzi, o legale in questo caso, quindi o ci sono delle magagne magari lavorative che vi si stanno presentando, o magari si ripresenta qualcuno, no? Magari esempio, no? Potrebbe venire fuori, si potrebbe scoprire qualcuno che rivela qualcosa, per esempio, sul vostro conto. Ok, potrebbe accadere questo, o comunque qualcuno potrebbe scoprire un tradimento, qualcosa che riguarda le relazioni sentimentali, ok? Perché c'è questo stellium in bilancia opposto da Giove in Ariete. E quindi
Allora, innanzitutto con Mercurio retrogrado cercate di essere, come dire, prudenti, assolutamente prudenti, nonostante magari, no, ripensare alle ingiustizie subite o comunque avere dei timori, magari vi spinge a sentire qualcuno, chiamare, confessarvi, rivelare. Questo è un momento da lasciar correre così. Essere zen, c'è cioè Mercurio retrogrado, non vi compromettete, non... Se avete delle situazioni nascoste, no? Se avete dei sentimenti, io credo che questo non sia il momento di dichiararli, ok? Non questa settimana. Con Mercurio retrogrado è vero che bisogna sistemare le cose del passato e non dare, come dire, inizio a cose nuove, ok? Quindi aspettate che Mercurio magari torni in Vergine, soprattutto, e approfittate magari delle giornate, per fare delle rivelazioni, per avere dei chiarimenti, le giornate dopo il 4 ottobre. Adesso è un po' forte la cosa del disagio interiore e di qualche nemico, nemico di natura sentimentale o legale, ragazzi, mettiamola così, legata alla giustizia. Quindi se uno ha fatto una mancanza, magari un altro lo riferisce. Cercate di non esporvi, cercate di risolvere quello che potete risolvere con discrezione, tutte le cose legate al passato che si ripresentano, cercate di risolverle nella maniera più discreta e prudente possibile, perché tutti questi pianeti in bilancia, no? Richiedono anche così un equilibrio e cercate di fare, se c'è bisogno di chiedere scusa, cioè cercate di mettere sulla bilancia anche eventuali responsabilità che avete, ok? Questo aiuterà tantissimo la cosa a sgonfiarsi perché energeticamente i problemi che si possono presentare o anche i malesseri che si possono presentare derivano da qualcosa di vissuto nel passato che noi non abbiamo voluto o vedere o accettare. Finché incolpiamo soltanto gli altri, questa cosa rimane lì cristallizzata e fa sempre più male. Nel momento in cui ci assumiamo la responsabilità di vedere dove noi abbiamo contribuito, no? A creare, a concorrere a quella situazione dove non ci siamo protetti, dove ci siamo esposti, dove non siamo stati prudenti, no? Dove abbiamo usato troppo, dove abbiamo sbagliato, ragazzi, siamo esseri umani, tutti sbagliamo. Dove, se voi riuscite a vedere dove c'è l'inghippo e ad accettarlo e a perdonarvi, perché quella è la cosa più difficile per voi soprattutto. Se voi riuscite a perdonarvi, a perdonare l'altra persona, sappiate che energeticamente la bolla si sgonfia e quindi gli eventi che possono crearvi delle problematiche tendono solitamente a defluire, quasi a scomparire, in alcuni casi accade, e a non presentarsi più, perché avevano una funzione, no? Di farvi così, di farvi evolvere assumendovi una responsabilità. Quindi, entriamo, come dire, nell'ottica che a volte se ci si presenta qualcosa abbiamo anche un potere, il potere di intervenire e di risolverla. Quindi settimana, fino al 4 ottobre ve lo spoilero, settimana in cui è molto meglio risolvere le cose del passato, qualsiasi cosa vi si presenti o rimanga o sia stata così, sia rimasta appesa, non terminata, non conclusa. Sapendo che comunque state andando incontro a delle grandi, non cedete alle provocazioni, ma state andando incontro a dei grandi cambiamenti, cambiamenti proprio di stile di vita e cambiamenti lavorativi. Assolutamente. Se aspettate delle risposte, sappiate che tra il 20 3 settembre, il 10 ottobre, con Mercurio a favore, con Mercurio a favore in Vergine, le risposte si dovrebbe sbloccare una grande cosa. Si dovrebbe assolutamente sbloccare una grande cosa. Questo è un semestre, è iniziato già dal 20 agosto per voi, un semestre di rinascita.
cioè, caratterizzato nel vostro caso da una posizione ben precisa di Marte in Gemelli, che farà un transito eccezionale di 7 mesi, in cui formerà un trigono che è un aspetto assolutamente positivo e costruttivo e benefico con Saturno, quindi vi aiuterà a mettere dei mattoni molto forti nella vostra vita, proprio a sviluppare le vostre risorse e a rinascere a vita completamente nuova, ok? L'anno prossimo sarete un'altra persona, quindi ci sono novità per il lavoro. Anche voi siete predisposti, diciamo, la cosa più come dire, sfidante in questo periodo, perché ragazzi, credetemi, le polemiche, i malesseri, se non cedete alle provocazioni, queste faccende portate da Mercurio retrogrado, se non l'avete fatta troppo grossa, potrebbero veramente sgonfiarsi con poco se fate il lavoro interiore che vi ho suggerito. Le finanze sono soggette a, come dire, a battute di cassa continue, c'è questa cosa, le finanze per alcuni mesi non, purtroppo vedranno delle uscite, ragazzi, però sono delle uscite economiche che vi aiuteranno davvero a creare evidentemente un investimento, evidentemente è qualcosa che è finalizzato ad un miglioramento, ragazzi, notevole. Io vi ricordo che voi dall'anno prossimo avrete Saturno a favore, quindi state rinascendo, state investendo adesso per il vostro futuro. Quindi un po' di spese, novità positive per il lavoro e anche per la salute, ragazzi, salute, stile di vita. Se c'è qualcosa che dovevate sistemare, qualche guarigione, ci sarà anche quella ed è un momento molto bello con i colleghi e con gli amici e per l'entourage. Probabilmente qualche persona tra i colleghi, amici di amici, nelle amicizie potrebbe sorgere anche un sentimento con qualcuno, un sentimento che per un po' potrebbe rimanere nascosto e che poi, insomma, se supererà, come dire, il transito, un paio di transiti sfidanti, e se uno dei due uscirà dall'indecisione, perché potrebbe esserci anche questo, vi potrà dare grandi, grandissime soddisfazioni. Se avete delle situazioni sentimentali poco chiare, ambigue, non dichiarate, non ufficiali, aperte al pubblico, nel senso che non siete solo in due, insomma, triangoli, quadrilateri, cose del genere, queste fino a fine mese, non questo, quello dopo, fino al 23 di ottobre, potrebbero con le varie opposizioni saltar fuori, quindi prudenza anche saltar fuori o comunque crearvi delle tensioni, delle indecisioni. Prudenza, ragazzi, prudenza e andrà tutto bene, ok? Quindi io vi do un grande bacio, risolvete quante più cose del passato, ove possibile, vi si presentino, risolvetele nella maniera migliore e andrà tutto a posto. Un grande bacio e passiamo agli amici del Sagittario e dell'ascendente Sagittario. Cari amici del Sagittario e cari amici con l'ascendente del segno del Sagittario, allora c'è un momento di pace, c'è un momento di quiete, grazie ai pianeti in bilancia che questa settimana vedono protagonisti non solo Mercurio retrogrado sempre in bilancia fino al 23, ma anche il Sole sempre il giorno 23 e la Luna nuova il 25. Quindi possiamo dire che avete ancora delle tensioni, perché comunque ragazzi le avete, per chi capitasse per la prima volta su questi video, il Sagittario dal 20 agosto ad oggi ha avuto diverse idiosincrasie, ha avuto, come dire, indecisioni, tensioni e la cosa continua. Ma ragazzi, Marte opposto che vi sta mettendo fortemente in discussione delle situazioni o lavorative o legali,
o sentimentali durerà fino a marzo. Questo è chiaro. Se volete approfondire, se non l'avete ancora visto, se capitate per la prima volta su questi video, c'è un video sul canale dedicato a Marte in Gemelli che vi vede tra i principali protagonisti del transito che durerà ben 7 mesi e che creerà un ponte verso un 2023 completamente diverso, molto costruttivo, molto solido, ma di rinnovamento. E quindi nel rinnovamento qualcosa bisogna mollarlo perché se noi non cediamo il vecchio, il nuovo non trova posto. Quindi avete delle tensioni, continuate ad averle, decisione, forse avete proposte, diverse proposte lavorative, forse non state tanto bene in un posto di lavoro o in una situazione con altre persone, soci, partner, ragazzi, perché insomma il discendente, indica proprio il vostro rapporto con la legge e con gli altri. Quindi una cosa tra l'altro poi non esclude l'altra, A volte quando ci dedichiamo ad una passione che ci assorbe molto e magari trascuriamo altri settori della vita, poi capita che quello che abbiamo trascurato non una volta, non uno alla volta, vengano a battere cassa e a bussare, a chiederci dedizione, a risolvere problemi che si sono creati per la nostra noncuranza. Si potrebbero presentare anche simultaneamente, perché poi a volte l'universo, per farci crescere, non ci dà scampo. Quindi voi dovreste prendere delle decisioni, con Mercurio retrogrado fino al 4 io non le prenderei, ma se vi sembra di non capirci più niente, se nelle giornate con la luna piena in pesci del 10, che per voi è stata particolarmente dissonante, opposte pianeti in Vergine, non ci avete capito niente, cioè vi siete sentiti veramente inondati di emozioni e di confusione, quasi ansia, quasi angoscia di non sapere, di non vedere la luce in fondo al tunnel, sappiate che la Luna già dal 23, ragazzi, già dal 23, con l'ingresso, con l'energia che cambia, che lascia definitivamente per quest'anno, no? Anche so, fino a settembre dell'anno prossimo, fino ad agosto dell'anno prossimo, lo scomodo segno della Vergine per voi già è tanto, perché ragazzi il sole, l'energia vitale comunque si sente quando è in un elemento diverso dal vostro che vi costringe, vi controlla. Voi siete delle anime libere, ok? Quindi questa morsa che può essersi tradotta nella vita con persone critiche, con doveri, con magari pesantezze dei genitori, con cose burocratiche che non vi hanno lasciato gioco, non vi hanno lasciato possibilità di muovervi, questa morsa che vi ha fatto sentire in trappola si allenta e il 25 una grandiosa luna piena in bilancia, giusta ragazzi, giustissima, che vi fa vedere o vi aiuta o vi arriva della chiarezza, vi arriva un consiglio legale, vi aiuta, arriva qualcosa che inizia a farvi capire dove potrebbe pendere l'ago della bilancia. Però ricordatevi sempre che Mercurio è retrogrado, quindi ove possibile non iniziate adesso fino al 4, insomma, fino al 4 ottobre, non date se possibile inizio ad altre cose, cioè inizio a cose nuove. Poi ragazzi, anche perché tra l'altro Mercurio è opposto a Giove, quindi potrebbero presentarsi con urgenza delle cose, no? Firma, fai qui, fai là, e che poi potrebbero rivelarsi non adeguate, potrebbero. Però ragazzi, io mi rendo conto che altri 15 giorni di attesa sono tanti e molti mi hanno scritto, ma se invece la cosa devo farla adesso, allora ragazzi, questo è come il governo, anche il governo si farà il 25, guarda caso, con la luna nuova in bilancia. Due sono le cose: o si inaugura, no, una situazione, un qualcosa che risolverà molte cose del passato e che quindi per un periodo di tempo, magari i 7 mesi di Marte opposti, vi potrà portare, vi darà l'opportunità di rivivere, risolvere schemi del passato, errori del passato, cose del passato, abolire situazioni, chiudere, fare chiarezza, che ne so, no? Pagare pendenze, qualsiasi cosa. Quindi,
magari si inizia, si inaugura con Mercurio retrogrado una cosa che vi consente quello e che quindi però per un certo periodo di tempo vi potrebbe chiedere impegno, no? Però è una cosa buona. Oppure potrebbe inaugurarsi qualcosa che magari non dura tantissimo e con tutti questi pianeti retrogradi, perché al momento ci sono sei pianeti retrogradi, fino al 4 ottobre ci saranno sei pianeti retrogradi, ragazzi. Poi almeno Mercurio si metterà diretto, ma avrà sempre l'opposizione a Giove per un bel po', fino al 15-20 di ottobre, quindi comunque le sviste, le distrazioni, le cose incomplete, quelle purtroppo si verificano, quelle purtroppo si verificano e quindi bisogna stare particolarmente attenti, però voglio dire, aspettate, ragazzi, dove possibile aspettate il 4 ottobre, anche il 5, dove non possibile la cosa o dura poco o vi farà fare qualche fatica di troppo, sarà insomma un po' stentata perché ci sono delle magagne da risolvere e quindi quando non c'è scelta, se vi sembra di avere delle occasioni imperdibili e il tempo è poco e non avete il coraggio, anche perché è un rischio, ragazzi, in quanto questo è un oroscopo generico e noi non stiamo guardando il vostro tema natale e anche il vostro potenziale, cioè non... se voi ritenete che le occasioni che vi stanno capitando adesso siano imperdibili, firmate. Se non sbaglio, una ragazza del vostro segno mi ha scritto, guarda caso c'era la luna piena nel settore domicilio, una ragazza del vostro segno mi ha scritto: ma quindi fino al 4 ottobre non dobbiamo neanche comprare casa? È interessantissima questa cosa. Allora, ragazzi, se era una cosa che desideravate da tempo, da molto tempo, da prima del 10, ragazzi, se ci avete pensato a sufficienza, potete fare il rogito e insomma queste cose anche con Mercurio retrogrado. Anzi, spesso Mercurio retrogrado ci regala l'opportunità di sistemare certe cose, ok? Se questa cosa l'avete vista dall'11 settembre, se questa casa vi è spuntata così d'amblè dall'11 settembre il 4 ottobre non è ancora, ma se vi è spuntata tra le mani, vi è capitata tra le mani dall'11 settembre, beh, e con Mercurio retrogrado opposto a Giove, potenzialmente io aspetterei il 4 di ottobre, 4-5 di ottobre, senza ombra di dubbio. Per chi dovesse comprare casa, ragazzi, io ve lo spoilero perché no, se no... Tra novembre, il 28 ottobre e Natale, il 20-21 dicembre, avete dei transiti strepitosi, visto che mi state scrivendo in molti, che dovrebbero risolvere, sancire la fine di problematiche familiari, domiciliari, insomma quello che volete, e iniziare una nuova fase legata o al vostro domicilio, quindi possono esserci trasferimenti, vendite, acquisti, o un ritorno all'ovile, insomma, o al patrimonio immobiliare, anche se siete in apprensione per dei familiari, in quel lasso di tempo potrebbe esserci una risoluzione della situazione e tra novembre e dicembre, volendo, potrebbe anche allargarsi la famiglia. Quindi, ragazzi, i pianeti in Vergine vi hanno dato fastidio, però adesso si stanno togliendo. Quindi, a parte Mercurio che dal 23 al 10 sarà in Vergine, anche il 2 o il 3, anche Venere vi lascia, quindi anche l'amore, le questioni sentimentali si risistemano. In questo momento vedo anche che avete un paio di situazioni che si stanno creando. Uno è il partner attuale e invece tra i colleghi, gli amici, insomma, nell'entourage è capitato qualcuno che vi sta coinvolgendo e vi sta stuzzicando e quindi c'è questa indecisione che, oltre alle questioni sentimentali, vi potrebbe portare lontani dal partner. Aspettate a decidere, datevi il tempo, insomma, che almeno il segno della bilancia si concluda, ragazzi. Quindi io vi faccio un grandissimo in bocca al lupo, insomma, siete prudenti con Mercurio retrogrado e passiamo agli amici del Capricorno e dell'ascendente Capricorno.
Cari amici del Capricorno e cari amici con l'ascendente Capricorno, siete reduci da una luna piena, no? Che vi ha fatto fare un debutto in società, vi ha fatto tornare in un posto o fare un viaggio che vi piaceva tanto, o fare gli incontri giusti, oppure qualcosa legato alla comunicazione, alla parola, qualche guarigione legata alla bocca, si sta compiendo nella maniera migliore. Questa settimana che cosa accade? Quindi insomma tutto abbastanza bene. Vi ricordo sempre che c'è Mercurio retrogrado, quindi per le questioni lavorative, non, per le questioni lavorative e per le vostre ambizioni, non prendete decisioni definitive, siate prudenti fino al 4 ottobre, ok? Dal 4 ottobre al 10, questa ve la spoilero, avrete Mercurio diretto a favore, perché sarà in Vergine e vi farà sistemare, portare a termine un sacco di cose in maniera positiva, celere e svelta. Quindi adesso osservate gli eventi perché l'energia si muove, però con Mercurio retrogrado solitamente è sempre bene mettere a posto e sistemare, nel vostro caso legalmente o sentimentalmente, delle questioni legate al passato. Mercurio retrogrado il 23 formerà al grado 0, 1 della bilancia, formerà una congiunzione col sole in bilancia, quindi questioni legali o sentimentali che si prospettano, che vi si prospettano davanti per essere realizzate, visto che c'è questa congiunzione di Mercurio retrogrado col sole, quindi ritornano o delle persone del passato o delle questioni da sistemare in maniera legale del passato, e il 25, la luna nuova, genererà una sorta di switch, cioè si apre un portale, sapete, la luna nuova, lo dice il termine, inaugura una nuova fase, che appunto può essere o una fase nella quale legalizzate qualcosa, che sia sentimentale, che sia processuale, che sia lavorativo, o prendete delle decisioni. Se potete, ricordo sempre, non comunicatele, non firmate, quindi vedete l'energia come si muove fino al 4. Il periodo è movimentato comunque, proprio la quotidianità è altamente movimentata. Ci sono più situazioni che vi tengono su di giri, che vi tengono in tensione. In alcuni casi sono state capaci anche di mettervi ansia. Perché è come se doveste conciliare almeno due volontà, almeno due situazioni, almeno due cose. Queste cose, soprattutto dal 20 agosto a queste giornate qui, alla scorsa settimana, ma anche all'inizio di questa, sembravano difficili da conciliare. Sembra che vi siete trovati in mezzo, che siete stati attori di tensioni, di scontri, no? O sul lavoro, ragazzi, o per questioni di salute, dove c'erano magari delle diagnosi discordanti per cui non si riusciva a, no? A colmare, a trovare un'armonia, una soluzione univoca. Oppure, insomma, questioni lavorative. Comunque c'è tanto movimento nel vostro quotidiano, c'è molto movimento. Anche in famiglia, anche legati agli immobili, ci sono delle situazioni legali da sistemare, compravendite, trasferimenti. Questa è tutta una cosa. Con Mercurio retrogrado verrà fuori di tutto. Ok, con Mercurio retrogrado verrà fuori di tutto. Se potete, osservate zen negli avvenimenti e per compiere questi cambiamenti, queste firme, per prendere queste decisioni del futuro, cercate dove possibile di non farlo prima del 4 ottobre. Qualcuno mi ha scritto però chiaramente, ma posso con Mercurio retrogrado si può acquistare casa? Ragazzi, se avete, se questa cosa la desideravate, prima l'avevate già puntata, se questo processo è iniziato prima dell'11 settembre 2022, allora la risposta è sì, è assolutamente sì. Come vedete, Camilla, Milla, il segno del Capricorno, si risveglia. Vieni qua, vieni. Dai. Scusate, ci vuole pazienza. Dai.
Allora, teteniamola come mascotte, no? Anche perché sembra veramente rimetterci la sveglia a volte. Quindi, ragazzi, se l'avete vista prima, sì, anzi, da questo punto di vista, Mercurio retrogrado è utile. Mercurio retrogrado proprio porta la soluzione di cose del passato, alle quali dovreste dedicarvi anche voi, come vi stavo dicendo, dal punto di vista sentimentale, o dal punto di vista legale, o dal punto di vista di tutte e due, perché magari avete delle separazioni, dei matrimoni da organizzare, no? Cose di questo genere, insomma, sistemare i partner, dividerli, dirimerli, fare dove sono molteplici. Quindi dove c'è, no? Diciamo, delle questioni da sistemare, fate le cose più giuste secondo coscienza, perché potrebbe, dati i transiti, cioè data l'opposizione di Giove in Ariete, pianeta in bilancia, è molto forte la polarità fra l'io e il noi, cioè sareste tentati di fare scelte egoistiche, e invece dovete bilanciare, potete essere tentati anche di lasciare l'ovile per inseguire i vostri sogni, ok? Di lasciare il partner, di dedicarvi alla carriera per le interessantissime proposte che dal 25 potrebbero arrivarvi. Non sto pompando su questa cosa, cioè sul fatto che effettivamente dal 25 con quella luna nuova voi potreste realizzare dei sogni o sentimentali o soprattutto di carriera, lavorate un'ambizione, no? Un sogno da raggiungere, perché c'è Mercurio retrogrado, quindi non vorrei mai che partiste in quarta. Aspettate il 4 ottobre, cioè c'è questa opportunità, ma ove possibile, insomma, aspettate. Se si tratta di un immobile, è chiaro che la procedura è iniziata prima e quindi sì, potete farlo. Potete assolutamente farlo. Oltre all'indecisione, quello che volevo dirvi, oltre all'indecisione che sta caratterizzando la vostra vita, e oltre ai tumulti, ai cambiamenti che ci sono legati, nel settore, diciamo, famiglia, legato agli immobili, e al domicilio, che quest'anno avrà dei cambiamenti sensibili necessariamente perché ha il ritorno di Giove in Ariete e si chiude un ciclo iniziato nel 2011, quindi potreste ritornare anche dove eravate nel 2011, per dire. Oltre a quello, se ci sono stati delle tensioni, degli incontri, magari in agosto, sentimentali, ragazzi, potreste, e magari poi c'era stato un fisiologico o strano allontanamento, in realtà potreste recuperare la situazione oppure avere, come dire, le conoscenze, le informazioni necessarie per prendere eventuali decisioni dal 23, dal giorno 23, perché come vi stavo dicendo, Mercurio entra a favore e quindi vi fa sistemare tutta una serie di cose. Molti di voi potrebbero essere in vacanza, potreste aver fatto delle vacanze postume, magari non luglio-agosto, ma settembre, inizio di ottobre. Potreste aver fatto o le state facendo adesso delle conoscenze molto interessanti lontano da casa, quindi o state conoscendo degli stranieri o se vi siete spostati per l'università per questioni di studio, in luoghi di cultura, ragazzi, o di crescita personale, potreste aver conosciuto qualcuno, e questo qualcuno potrebbe aver messo in discussione, quindi sta arrivando l'amore, se non è di luglio e agosto, è un amore che viene da lontano, no? O che si trova in un ambiente culturale che potreste conoscere adesso, però il cielo è talmente labile che potrebbe rispuntare il vecchio e il nuovo simultaneamente, ragazzi, perché siete in trasformazione grande, perché avete Giove diciamo, nella croce, si è posizionato nella croce, nelle radici, quindi sta chiudendo tutti i grandissimi, grandissimi cicli e voi dovete prendere delle decisioni grandi, quindi non sono magari le conoscenze così. Io vorrei sapere da voi le conoscenze che avete fatto tra il 5 luglio e il 20 agosto, perché molti di voi possono aver incontrato o reincontrato la persona del destino, ok? E che quindi potrebbe tornare. Quindi c'è un po' di affollamento, ragazzi. Secondo me c'è un po' di affollamento. Con quella luna piena in pesci avete conosciuto, contattato, c'era una grande esuberanza, insomma, diverse persone o diverse persone hanno contattato voi, però fino al 4, al 5
ottobre, state in osservazione, state zen, risolvete il passato e non promettete cose che probabilmente prima di quella data non potrete mantenere. Per i soldi probabilmente continuano le uscite, ma state investendo in qualcosa di grande che sta preparando il vostro 2023 da paura, quindi è un investimento. Ragazzi, io vi faccio un grandissimo in bocca al lupo, se volete datemi riscontro e passiamo agli amici dell'acquario e dell'ascendente acquario. Cari amici dell'acquario e cari amici con l'ascendente acquario, guardando il vostro tema natale, ho visto che l'amore e i figli stanno caratterizzando particolarmente le vostre giornate. Quando parlo di amore, però, ragazzi, allora per quanto riguarda i figli, ci sono delle situazioni, c'è un grande impegno da affrontare, c'è qualcosa, no, di molto impegnativo, però Marte che crea questo impegno in ottimo aspetto con Saturno vi dà anche, vi affianca, vi fa affiancare da persone valide, competenti, forse se c'erano degli insegnanti che non andavano bene, insomma ci sono delle figure di riferimento e soprattutto un nuovo codice comportamentale, un nuovo codice di regole, no? Di rigore, di compostezza, di giuste abitudini, sistemerà molte cose qualora, no? Doveste aver avuto, insomma, delle problematiche. Per quanto riguarda l'amore, invece, ragazzi, qui potrebbero esserci diverse new entry, no? Potrebbero esserci diverse new entry, quindi voi per i prossimi 6 mesi potreste essere indecisi fra almeno un paio di situazioni. E insomma, ragazzi, l'amore forse arriva da lontano, forse con questa luna nuova in bilancia, opposta a Giove del 25 settembre, forse ragazzi, conoscete qualcuno, c'è questo colpo di fulmine, magari mentre siete in viaggio, mentre andate, oppure qualcuno che viene da lontano, o forse durante un corso d'aggiornamento, o forse all'università, o forse in un ambiente di cultura. In tutti questi ambiti, da questi ambiti, uno non esclude l'altro, perché insomma voi siete, come dire, voi amate la moltitudine, ragazzi, nel senso che siete proprio delle persone social e poi soprattutto, ragazzi, siete degli spiriti liberi, liberi e indomiti. Potrebbe accadere che sia che incontriate delle persone benefiche che vi trasmettono amore per voi stessi e fortuna, in qualche modo fortuna, soluzioni, positività, assolutamente. Però dall'altro ci sono anche dei forti indicatori, ci sono anche dei forti, fortissimi indicatori che voi possiate avere dei colpi di fulmine o comunque incontrare delle persone. Allora, visto che Mercurio è retrogrado opposto a Giove, state attenti. Se siete single, soprattutto che l'altra persona sia sincera e che sia libera, ma soprattutto state in osservazione, e pronunciatevi, siate prudenti, assolutamente prudenti, e pronunciatevi, concedetevi, sicuramente dopo il 4 ottobre, meglio dal 10, ok? Perché con Mercurio retrogrado l'ideale sarebbe fare un recap delle situazioni del passato e risistemarle, mettere in chiaro le cose a livello legale, no? Prendere accordi, risolvere se avete delle pendenze, se qualcuno le ha nei vostri confronti, insomma, in tutti gli ambiti, con Mercurio retrogrado, soprattutto opposto a Giove, non siete egoisti né dovete cedere alla cosa di lasciar correre per quieto vivere, insomma, rispetto. Questo è un esercizio di stile molto importante per esigere rispetto, per sviluppare un concetto di qualità e mettere voi e le altre parti sullo stesso piano, no? Quindi bilanciare gli equilibri, sistemare la bilancia, ecco, tarare la bilancia. Quindi, finché Mercurio sarà retrogrado, valutate, soppesate tutto, siate prudenti perché c'è l'opposizione di Giove, quindi da un lato magari avete la tendenza, ripeto, a lasciare andare troppo, a lasciar correre troppo,
o a impuntarvi invece e a mollare gli ormeggi, come dire, e mandare tutto all'aria, quindi potrebbe esserci una cosa del genere, e poi valutate i vostri sentimenti, valutate a livello logico, insomma, le varie opportunità che si creano, però è chiaro che i rapporti sia lavorativi che sentimentali, soprattutto i matrimoni, più che gli amori vengono messi fortemente, sono stati messi fortemente in discussione già l'anno scorso, insomma, ci sono stati dei transiti particolari e quindi fino alla primavera dell'anno prossimo c'è sempre, no? Si è sempre in una fase un po' di crisi, di sottotono, quindi sicuramente in fase di valutazione. Quindi eventualmente siate, da questo punto di vista, siate prudenti. Arrivano inoltre, volevo dirvi, delle notizie ufficiali rispetto a magari risposte, trasferimenti, concorsi, curriculum, novità, cambiamenti, mezzi di trasporto, piccoli e lunghi viaggi di lavoro, anche l'auto. Se state pensando di rifare l'auto, ragazzi, io vi consiglierei veramente di attendere dal 10 ottobre, quando Mercurio sarà tornato in bilancia diretto, dal 10 ottobre per verbalizzare, per formalizzare, per fare gli ordini. Nel frattempo nessuno vi vieta di iniziare ad informarvi, ok? Se invece non è l'auto quella che vi interessa, ma state aspettando delle notizie per i concorsi, per queste cose, beh, ragazzi, dovreste avere degli esiti tra il 23 e il 25. Questa settimana dovreste avere, molti di voi dovrebbero avere degli esiti. Se così non fosse, ragazzi, per le questioni legate allo Stato, cioè se avete fatto dei concorsi con enti pubblici, se devono rispondervi degli istituti proprio legati allo Stato, la finestra temporale è quella che va dal 23 al 10 ottobre, invece, ok? Dipende da quello che state facendo, insomma. Se sono i concorsi con la scuola, se sono queste cose qua. C'è un debutto se dovete aprire, visto che avete Giove in Ariete, se dovete aprire delle attività, se dovete dare luogo a qualcosa, perché sembra che voi da qui a maggio 2023 abbiate un debutto, tipo aprire un negozio, aprire una partita IVA, ragazzi, aspettate assolutamente il 4-5 ottobre, assolutamente. Ora, ovviamente, mi scriverete se io ho fatto l'inaugurazione il 22, il 25, il 26. Niente, ragazzi, se è fatta, è fatta con Mercurio retrogrado. Quello che può accadere è che abbiate l'opportunità, no? Visto che è retrogrado e quindi riporta cose del passato, tanto avete Saturno, quindi voi già ce l'avete il grande maestro sulla testa, no? C'è già un periodo di responsabilità. State rivedendo tante cose della vostra vita, dove va 30 va 31, rivedete anche questa, no? Si potrebbero con Mercurio retrogrado, se aprite un'attività, riproporre magari delle dinamiche familiari, degli schemi che voi dovrete risolvere e che se ce la farete, vi consentiranno di emanciparvi da retaggi, da dinamiche familiari, di mentalità, quindi vi alleggerite di un grandissimo carico, ok? Quindi è una cosa molto buona. E quindi le novità, sappiate che per quanto riguarda il lavoro, stringete i denti perché da marzo, allora già ci sarà un periodo strepitoso dal 28 ottobre al 20 dicembre, ma poi da marzo, in autunno per Giove. Ma da marzo avrete Saturno in trigono e quindi il lavoro, il quotidiano, insomma, troveranno una grandissima crescita e anche una grandissima soddisfazione. Ci sono novità anche legate agli immobili, agli stabili. Il grosso deve essere avvenuto tra luglio e agosto e adesso così alla spicciolata si risolvono le cose. Con Mercurio retrogrado ci potrebbero essere delle cose da sistemare. Fino al 4 ottobre poi dovreste essere liberi completamente
per tutti quelli che hanno l'ascendente acquario, avendo Saturno sull'ascendente, la chiusura di cicli legati al 92-94 è fortissima, forse veramente più forte del Sole, soprattutto se a quell'ascendente avete dei pianeti, no? Là lo sentite davvero di più e quindi, ripeto ragazzi, state chiudendo un ciclo importantissimo, potreste davvero ri aver rivoluzionato la vostra vita e adesso inizia la rinascita, perché comunque Giove a favore e Marte è a favore, quindi il periodo è stato sicuramente impegnativo, però forza e coraggio perché ottobre sarà molto generoso. Occhio soltanto alle sviste e siate prudenti fino al 4. Un grande bacio e passiamo agli amici dei pesci e dell'ascendente pesci. Cari amici dei pesci e cari amici con l'ascendente pesci, siete reduci dalla luna piena del 10, la luna piena del vostro segno congiunta a Nettuno che è il vostro governatore, potentissima, l'unica luna piena dell'anno, per quello la menziono anche se sono trascorse praticamente 2 settimane. Una luna piena che vi ha avvicinato ad un sogno o vi ha aiutato a concludere una fase, no? Di cambiamento, di rivalutazione, vi ha fatto esondare, tirar fuori tutto quello che c'era dentro, quindi in alcuni casi potrebbe essere stata comoda, in altri casi per voi potrebbe essere stata scomoda perché ragazzi voi sapete che siete legati agli abissi, quindi tanta emotività, tanta acqua e poi come diciamo sempre, innanzitutto Nettuno c'ha il forcone, quindi punge alla fine e poi potrebbero essere emerse rabbie, emozioni forti, molto contraddittorie, anche esasperanti, no? Visto che comunque la Luna si è scontrata con dei pianeti in Vergine, quindi da parte vostra c'è stato uno straripamento dell'emotività che si è potuto scontrare con la dura realtà e poi insomma possono essere emersi anche forse vi siete esposti, ad alcuni sarà capitato, magari di aver detto cose, no? Di essersi esposti in una maniera che non gradivano, quindi comunque una luna piena sul sole che di solito porta conseguenze. Questa luna, quindi conseguenze, decisioni svolte, però questa luna è stata immediatamente seguita da Mercurio retrogrado. Allora, per chi capitasse per la prima volta su questi video, quando c'è Mercurio retrogrado l'ideale sarebbe non prendere decisioni avventate per il futuro, ma sistemare le cose del passato che non vanno e pazientare fino alla fine del transito, perché di solito con Mercurio retrogrado, e soprattutto in questo caso ancora di più perché è opposto a Giove, la visione globale non c'è, non abbiamo il numero sufficiente di informazioni e quindi faremmo potenzialmente delle scelte errate. Invece, se dovete sistemare delle cose perché questa settimana, oltre a Mercurio congiunto a Mercurio retrogrado, quindi stimolata da Mercurio retrogrado, c'è l'ingresso del Sole in bilancia e la Luna nuova in bilancia. Quindi, se dovete sistemare delle cose nei confronti dello Stato, concludere situazioni, concludere anche situazioni sentimentali, magari risalente al passato, quindi magari se venite da una separazione, se dovete sistemare, proprio sancire le definizioni dei beni, queste cose qua, se dovete definire delle situazioni che riguardano la roba degli altri, l'ex partner o magari un partner che si sta, che ne so, che si è già presentato, no? Magari con Giove in pesci, insomma ci sono delle cose da definire, se sono cose pregresse che si erano già create nel passato, risolvetele pure, perché Mercurio retrogrado è molto utile anche per quello, anzi soprattutto per questo, quindi invece per le cose del futuro magari appuntatevi, no? Se vi vengono delle idee che voi ritenete brillanti, però prudenza fino al 4 ottobre, soprattutto perché insomma poi Mercurio il 23 adesso è in bilancia, quindi indica comunque
siete in fase di rielaborazione di un sacco di cose, ok? Ma cose che non riguardano soltanto voi, ma cose che condividete con altri, quindi a partire dai sentimenti, dalle storie anche un po' clandestine, a delle questioni proprio di possesso, no? Quindi cose concrete. Quello che volevo dirvi è che però ci sono anche cioè state risolvendo, siete come in una fase di rielaborazione anche di vecchi amori e potremmo dire che quello che potremmo dire in maniera un po' cruda con questa luna piena in bilancia, che forse finalmente seppellite una storia, ok? Cioè finalmente concludete, rielaborate un lutto, questo sembra, e iniziate una nuova fase sentimentale. Ok? Probabilmente la luna piena in pesci è stata complice, congiunta a Nettuno retrogrado, è stata complice di questo recap, di questa, come dire, di questa spinta ulteriore a concludere, soprattutto interiormente dentro di voi, un sentimento e una storia del passato. E quindi adesso si ricomincia. Vi invito, se già si dovesse essere presentato qualcuno, ragazzi, se dovesse essere questione di questi giorni, cioè se dovesse arrivare qualcuno con la luna nuova, valutate, perché una luna nuova apposta a Giove, valutate che sia libero, valutate l'attendibilità, perché con questi transiti, una luna nuova congiunta a Mercurio retrogrado opposta a Giove potrebbe essere una luna che scombina le carte, quindi il consiglio è di essere sempre zen per quanto riguarda le decisioni del futuro. Mettetevi proprio in un atteggiamento zen, mettetevi a sistemare le cose che dovete sistemare del passato, qualunque esse siano. Dal 23 Mercurio opposto, retrogrado in Vergine, sarà scomodo, sarà molto burocratico, metterà molti puntini sulle i e conterrà e metterà degli argini alle vostre esondazioni, ai vostri eccessi. Questo accadrà dal 23 al 10, ve lo spoilero perché altrimenti so che mi chiederete quando finisce questa cosa. Quindi è come se aveste con Mercurio opposto un interlocutore critico che vi dice questo no, questo no, questo no, questo no. Dipende da voi se accettare, come dire, o meno un certo rigore. Quindi, visto che sarà un periodo, no, in cui vi dovrete, tra i pianeti retrogradi, voi dovete aggiustare il tiro tra quello che vorreste fare voi e quello che potete fare realmente, fino al 10. Io fino al 10 ottobre, al posto vostro, fino al 4 sicuramente, fino al 10, perché poi c'è la settimana dal 4 al 10 in cui avete Mercurio diretto in Vergine opposto, io aspetterei. Però, ripeto, non tutti possono aspettare, non tutti possono aspettare, alcuni hanno delle scadenze, me lo avete chiesto, mi avete anche chiesto se potete acquistare casa. La risposta con Mercurio retrogrado, ragazzi, sì, la risposta è sì, se la casa l'avevate vista, piaciuta, e quindi vi eravate informati bene prima dell'11 settembre 2022. Ok? Perché c'era Mercurio diretto, ok? Quindi, se potete aspettare, se non potete aspettare, sappiate che le cose che iniziano con la retrogradazione possono avere un grosso legame con il passato e quindi si potrebbero riproporre delle de dinamiche legate ad esso che ovviamente, insomma, poi andranno affrontate e andranno risolte. Ci sono novità per le entrate, ci sono novità per le entrate, ma sembra che ci siano per questo mese anche delle spese. Sembra che ci siano delle spese per delle questioni legali, potrebbero riproporsi delle vecchie questioni, per questo Mercurio è molto utile per risistemare tutto. Ma se aspettate se siete in contatto con qualcuno, dovete fare delle collaborazioni, dovete mettere delle firme, dovete mettere delle compravendite, molto probabilmente tra il 23 settembre e il 10 ottobre
Avverrà, ci saranno degli sblocchi costruttivi, ci saranno degli sblocchi costruttivi, se aspettate delle notizie, delle comunicazioni, o se dovete fare un viaggio, fare degli spostamenti, ottimo, dal 23 settembre fino al 10 ottobre, ve lo spoilero perché altrimenti con Marte opposto, con Marte quadrato, scusate, i pianeti opposti in Vergine, potreste, come dire, preoccuparvi e avere dei cedimenti. Quindi, ragazzi, ci sono delle novità, si sbloccano molte cose. Ovviamente il nuovo deve trovare il vecchio che si sia concluso. Siccome si avvicenderanno diverse situazioni, che poi vedranno la luce, vedranno la maturazione dal 28 ottobre al 20 dicembre, adesso arriva tanta roba. Non vi compromettete se potete, non promettete cose che forse poi vi pentirete di aver prima del 4 ottobre, con Mercurio retrogrado. Se invece dovete proprio dare delle risposte, come dico sempre, sia fatta la volontà di Dio, vuol dire che vi dovete trovare in questa situazione e affrontarla, perché per tutti noi nella nostra realtà c'è un insegnamento e quindi con Mercurio retrogrado si sistemano sempre un sacco di cose alla fine perché ci arriva una comprensione. Quindi ragazzi, forza e coraggio. Quindi un grandissimo in bocca al lupo per tutti i vostri cambiamenti. Grazie per essere arrivati fin qui con me anche questa volta. Io vi mando un grande bacio, vi auguro un'ottima settimana. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, attivate la campanella per essere informati di tutti i prossimi video. E grazie ancora, ragazzi. Buona settimana a tutti. Ciao.